Buonasera, benvenuti, ben trovati a questo nuovo ormai di tradizione appuntamento in compagnia di Bolaffi, in compagnia mia di Elena che saluto. Buonasera a tutti, ciao Lorenzo. E soprattutto in compagnia della grande numismatica, di quella numismatica che tanto 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 piace, che tanto tanto piace in Italia, piace nel mondo, è collezionata proprio per quello che è il, la tradizione che da secoli si porta avanti, non è una un errore del secolo, perché sì, ricordiamo che la moneta è forse uno degli oggetti più antichi in vita perché eh, nasce nel 600 circa avanti Cristo e tutt'oggi è gioia e dolori di tutti noi nell'ambito proprio di, del percorso che le monete hanno fatto nei secoli, nei millenni il eh, loro valore oltre che chiaramente intrinseco, fisico quando sono d'oro, quando sono d'argento quando sono di metalli nobili lo hanno nella loro storia nella fotografia, nella che hanno del passato in cui hanno vissuto e quindi collezionare monete significa mantenere la tradizione della, propria, della nostra storia e soprattutto non ultimo conservare anche l'importanza di concretezza di solidità nell'ambito dei propri risparmi perché sempre di più sta diventando e voi ce lo state confermando un'ottima alternativa anche di risparmio elena quindi collezionismo e o oh bene rifugio oh quando bene. poi le due cose vanno insieme Tanto meglio. Dal 1890 ha detto Lorenzo, ci occupiamo di collezionismo e dove la facciamo? Beh, tanto per resto la nostra storica sede di via Cavour 17 a Torino, ma siamo presenti anche con negozi nel centro delle città di Milano, Verona, Roma. Detto questo, è una televendita, questa saranno tre ore in compagnia, dalle 21 alle 24 in compagnia di Lorenzo della sottoscritta, ma soprattutto delle monete. È una televendita, mi piace sempre definirla un po' anomala, perché in diretta non si acquistano le monete, ma si mettono da parte. Cosa vuol dire? una conferma, è una conferma gratuita in visione, la visione delle monete verrà chiaramente poi fisicamente in un secondo momento o presso una di queste nostre quattro boutique, oppure dove riterrete voi più interessante. Abbiamo una rete vendita capillare di consulenti numismatici dislocati su tutto il territorio nazionale. Quindi sarà veramente, oltre che chiaramente il nostro lavoro, anche veramente un piacere venire a far quattro chiacchiere con voi. I numeri della diretta sono già entra 1 0 11 per parlare direttamente con Cristina al centralino che ringraziamo e salutiamo e un numero di telefonia mobile per interagire con noi con messaggi SMS e WhatsApp. Well. Detto questo, faremo una carrellata, sceglierà Lorenzo i tempi della trasmissione, ma soprattutto la farete voi la trasmissione, perché in qualsiasi momento interrompeteci, chiamateci, diteci anche semplicemente dove preferite orientare la trasmissione in base a quelli che possono essere anche i vostri interessi numismatici e storici. Diremo sempre i prezzi durante tutta la trasmissione e la qualità della la moneta, quindi lo stato di conservazione, ci sarà poi un appuntamento per parlare anche di finanziamenti, la BOLAF è strutturata per farvi ritagliarvi quello che ci piace definire un abito fatto su misura, quindi non sarà questa la sede per dire se non so, mh, si può spalmare il pagamento in un anno, due, in sei mesi, ma ci sarà l'appuntamento. Bene Elena, come sempre puntuale, centralini già aperti, in realtà la puntata del lunedì è un una lunga puntata che inizia alle 18, avete seguito Alessandro, eh, se qualcuno ha visto delle monete nelle prime eh, precedenti tre ore sappiate che sono ancora, ancora disponibili, eventualmente potete anche chiamare e confermare. E quindi io direi, Elena ci ha dato tutte le istruzioni eh, a Alberto, allora in maniera un po' diversa, senza entrare nel merito, ma vorrei eh, una stata ricca, una serata ricca in cui la disponibilità di eh, monete è stata sicuramente valutata con attenzione da parte nostra, tante proposte interessanti, prezzi davvero di grande interesse e invito. Allora, vediamo subito una bellissima selezione di marenghi, una selezione di marenghi, guardate che meraviglia. Con, eh, vedete, abbiamo un po' una, una piccola piramide. In realtà questa piramide è un po' un'anteprima un perché in alto la vedete svetta la più eh, antica, la mamma di tutte quelle monete eh, che vediamo sotto, cioè la prima moneta che ha aperto questo grande capitolo che è il capitolo dei marenghi. Ha dato Infatti, anche il nome. Esatto, siamo orgogliosi, tanto tempo che ehm, Mancava nei nostri, nelle nostre presentazioni il Marengo di Marengo, quindi la moneta che è dato poi il nascere là a questa importante eh, diciamo, coniazione che poi è diventata un'importante collezione. Abbiamo un esemplare stasera del 1801. Quindi, proprio del primo anno. Quindi, per chi vuole esatto. veramente appassionato anche alle primissime missioni, quindi sì. a quelle che sono state delle grandi novità e delle grandi. Piccole grandi rivoluzioni, ma questa è stata una rivoluzione enorme perché ha portato al nascere anche del sistema decimale. Quindi non è solo la nascita del marengo, è proprio la nascita di un nuovo sistema per scambiare moneta. Abbiamo un marengo di Marengo al 40% alla richiesta di 5.120. Abbiamo poi eh, quattro importanti marenghi che vanno poi a collocarsi nella collezione eh, del, della storia del Marengo con Carlo Felice, in basso a sinistra, Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II e Pio IX, e qui davvero grande opportunità per portare avanti le raccolte che state facendo di Marenghi, o perché no per cominciarle con 1150 per Carlo Felice, 715 euro per Carlo Alberto e Vittorio II e 985 per Pio IX. Non vi preoccupate, avremo modo di vedere e poi leggere insieme tutte queste monete da subito il consiglio che dava Elena prima. Eh, ovviamente non abbiamo ancora fatto dei primi piani, le stiamo proprio eh, così eh, ammirando nel loro insieme, ma se volete cominciamo immediatamente con la moneta che maggiormente colpisce la vostra attenzione. Scendendo, scendendo, di, un piano, scendendo. scendendo di un piano ma non di importanza, anzi tutt'altro, esatto. facciamo quello che sempre più numerosi ci richiedete. Ampliamo l'orizzonte geografico non temporale, perché sono tutte monete che nascono fondamentalmente. Per di più nel 1800, quindi sono marenghi o monete comunque con un valore di 20 e andiamo in Europa. Il marengo diciamo sempre è nato con l'esigenza anche di essere scambiato, di avvicinare quelle che erano le nazioni, le super... Potenze dell'epoca nei commerci e quindi abbiamo veramente il piacere questa sera, perché non sempre riusciamo a trovarvi, a portarvi un 20 pesetas spagnolo partendo da in basso, diciamo sulla sinistra. Un 20 franchi di Napoleone III, un 20 marchi di Guglielmo, e quindi siamo in Germania, e un 10 gulden che era l'equivalente di un Marengo olandese con Guglielmina. Ecco, qui, Guglielmina. qui eh, molta attenzione perché eh, la scelta di queste monete, come diceva correttamente Elena, ben si lega alle collezioni dei marenghi italiani, alla storia del Marengo, ma eh, attenzione a proprio alla disponibilità veramente minima. La proposta è una proposta davvero shock, passatemi il termine, perché 775 euro è la richiesta per ognuna di queste quattro monete con possibilità di scelta da parte vostra, io vorrei, guarda, andando un po' anche come al solito a cambiare le carte in tavola, ma chiedere alla regia, visto che abbiamo delle belle immagini di questi marenghi registrate prima della trasmissione, eccole qua, di mostrarle. Signori, 775 euro è la richiesta per le monete che vedrete adesso in successione. Abbiamo disponibilità veramente minime e io le vado a dichiarare subito. Questo è il motivo per cui entro nel merito perché sono monete inedite, monete che... Uh, vedete nella, per la prima volta nella trasmissione del lunedì sera, Alfonso XIII di Spagna, l'infante, fu uh, nominato uh, re proprio alla nascita, anche se poi ovviamente la, la sua corona la portò avanti alla maggiore età, e nel frattempo la mamma Cristina d'Asburgo, eccola lì, in un bellissimo dipinto dell'epoca, governò. A posto suo. Bene, questa moneta ci ricorda un Alfonso XIII che si colloca proprio nell'ambito. Siamo nel 1890 di quello che in Europa si stava sviluppando. Che in Italia aveva portato già l'unità e che poi porterà a tutte le crisi e anche purtroppo le guerre degli inizi del Novecento. Bene, questo 20 peseta 6 grammi 45, 21 mm oro 900 lotto numero. 14 775 euro. Mettete immediatamente da parte, anche perché qui vi dico, amici, una sola disponibilità su questa moneta: non abbiamo possibilità di accontentare una seconda chiamata. Quindi evitiamo la uh, solita, ma giusta, ci mancherebbe uh, melina dei nostri telespettatori che nel, nell'attesa di vedere tutto poi perdono, è un po' come capita a me quando passo davanti a una bella vetrina vedo un paio di scarpe, un maglione, dico vabbè mi piace tantissimo, però faccio tutta la via quando torno indietro, normalmente non c'è più la taglia, non c'è il numero e poi, è eh, vero eh, Alessandro invece fossi un po' più compulsivo come no, esatto, me, esatto, esatto entreresti esatto, subito e faresti l'acquisto, io sarei già alla conferma esatto, 7,75 per Alfonso XIII di Spagna e poi andiamo a vedere l'altra disponibilità, ci porta in Francia. Ci porta in Francia, ci porta di nuovo sotto un impero. No? Sì. Siamo stati tra virgolette abituati a trattare Napoleone I, qui invece si tratta di Napoleone III, nella versione empereur imperatore. Napoleone III ebbe varie sfaccettature anche dal da punto di vista politico, come carriera politica, inizierà come presidente della Seconda Repubblica Francese per poi di nuovo invece proclamarsi imperatore. Questo 20 franchi, questo Marengo, quindi francesi di Napoleone III imperatore, rappresenta chiaramente il momento storico. Un momento storico ben preciso. è una moneta, come le potete vedere quando la vedremo girata, però la vediamo già nella sovra. Esatto, nell'iscrizione nell 1868, sempre 21 mm oro 900, 6,45 grammi. Ma questi sono dettagli. Attenzione, queste monete non sono assolutamente da confondere con le monete ben più comuni che Vengono definite monete di borsa, ma sono monete che per l'anno di conio, per lo stato di conservazione, rientrano a tutti gli effetti in monete numismatiche. Se c'è una moneta che si lega al Regno d'Italia, che si lega a Vittorio Emanuele II, a Cavour, <ride> a Virginia Oldani, la Contessa di Castiglione come si commentava prima all'inizio della trasmissione una delle prime donne che si occupò di PR eh, in pubbliche relazioni che, eh, vabbè solita errore diciamo che creò il punto di contatto tra Vittorio Emanuele II e Napoleone III eh, appunto proprio per coinvolgerlo in quella che fu la la guerra contro poi gli austriaci e quindi ecco che questa moneta si lega molto bene all'unità d'Italia. 775 euro, le monete d'Europa, gli ori dei sovrani, gli ori d'Europa come le abbiamo definite, tra l'altro in un momento in cui stiamo ieri festeggiato i sabato, festeggiato i 60 anni della, delle firme dei primi trattati europei, c'è stata una grande manifestazione a Roma, avete visto i, i vari leader europei che hanno diciamo, sancito eh, ah, sancito eh, le, le grandi, i grandi patti la, eh, proprio con questo incontro 775 per quanto riguarda un bellissimo ritratto d'epoca con Vittorio e. Emanuele II e Napoleone III ecco poi proseguiamo e poi entreremo nel merito dell'altro Pezzo importante della nostra mm. serata dedicata alle monete greche, alle monete romane. Abbiamo qualche chicca. E attenzione, sarà un capitolo ricchissimo, sì. soprattutto di monete romane. Quindi esatto. pazientato ancora un attimo. Il Kaiser, eccolo qua: il Kaiser e questo Kaiser. è l'ultimo imperatore di Germania, ultimo re di Russia, questo è il Kaiser Guglielmo II, un altro personaggio che i libri di storia ci raccontano. Veramente importante, andò poi in qualche maniera a scontrarsi contro la Grande Russia e di lì si innescò anche la Prima Guerra Mondiale. Eh, parliamo di Guglielmo II, in quella che è la, il suo. Importante 20 marchi e quindi di nuovo una moneta che ha una caratteristica tecnica che in questo caso è un dettaglio: cioè il peso e le dimensioni leggermente superiori al classico marengo. Perché parliamo di una moneta di leggermente quasi 8 grammi, grammi. 7,96 grammi. Quanto? Qual è la richiesta per questa moneta? 775 euro. Due possibilità di conferma per la moneta di Napoleone, due possibilità di conferma per la moneta di eh, Guglielmo II, una sola per Alfonso XIII e l'ultima, tutte e quattro abbiamo fatto davvero uno sforzo enorme per calmerare, per creare un prezzo. Ed è stato faticoso che fosse praticamente standardizzato per tutte e quattro le monete. Una gentildama, una grande e importante regina. Andiamo, Eleman. una grande e importante regina in una bellissima nazione. Siamo in Olanda, il valore facciale è di 10 gulden. E qui si tratta della regina Guglielmina, regina che visse molto lungo, un ricco e eh, lungo e prospero regno e tra l'altro con un po' di orgoglio lo sapete che le monete, soprattutto voi signore all'ascolto, che so che ci seguite, state appassionandovi sempre più di numismatica, sono cosa assai rara trovare monete. D'oro, soprattutto con l'effigie di una sovrana, insomma di una donna. Ricordiamo quel bellissimo Marengo e dopo Marengo di Maria Luigia d'Austria. E poi veramente c'è praticamente un salto temporale che ci fa arrivare fino a qua. La richiesta anche per questa moneta che è stata emessa nei. Mm, la prima parte del XX secolo, quindi insomma entro il 1950, questo è un esemplare però del 1912. La richiesta anche per questa moneta è di 775. Ringraziamo sempre la regia, attenta a darci anche quelli che, nel giusto contesto anche storico e di costume, in questo caso le nozze di Guglielmina Cugina del Kaiser Guglielmo II di Germania. Allora, gentili ospiti: grande di... stato di conservazione per queste monete. Eh, che... prego eh, osservare sì, sì, perché sì, queste sì. sono monete che potevano. Anzi, circolavano. Ecco, brava Elena, circolavano. E pensate che, in particolare, le monete di Guglielmina si associano al fatto che Guglielmina era una delle donne, anzi, la donna più ricca del mondo dell'epoca. La Guglielmina era la donna più ricca del mondo dell'epoca, questa regina di Olanda, l'Olanda che fu neutrale nella prima guerra mondiale partecipò alla seconda, Guglielmina eh, fu, diciamo, eh, cercò buon ricovero in Canada, rientrò, ma sempre una grande amministrativa, seppe governare proprio bene i suoi, i suoi possedimenti, pensate che la Shell è eh, una importante eh, compagnia petrolifera e la proprietà della Shell e della Holding creata da Guglielmina. Ma questi sono fatti storici, 775 sono fatti concreti, la possibilità in conferma, ho voluto iniziare la trasmissione d'accordo con Elena su queste quattro monete perché sono inedite, sono un piccolo ma importante capitolo che va a creare appunto una simbiosi, una sinergia con quello dei Marenghi di italiani, approfittatene. Quale scegliere? Lo faccio fare a voi, come sempre il buon consiglio è la conferma, non è un acquisto. Scegliere una moneta, due monete, tre monete significa semplicemente essere i primi, essere coloro i quali possono dire portamela a vedere oppure vengo a vederla a Roma, a Milano, a Torino, a Verona nel vostro negozio dopo averle viste, dopo averle valutate dal vivo, se decidete di comprarle una, due, tre, quattro, una soltanto, a quel punto deciderete anche insieme ai nostri funzionari quale può essere il sistema di pagamento più comodo. Quello che io non vi posso garantire è la possibilità di avere in conferma queste monete nei prossimi giorni, proprio perché e sono all'ascolto e se non ci credete, se li conoscete chiamateli, i nostri funzionari, i nostri punti vendita sono tutti lì ad aspettare che finisca la trasmissione per dire "Dai, eh, sei riuscito a venderle tutte o a confermarle tutte? Nel caso dammele perché ho già i clienti a cui proporle. Bene. Ultima cosa proprio rapidissima, visto che chiaramente come sempre le monete sono inserite in un prestigioso cofanetto anche queste nuove, queste novità e corredate da un certificato, chiaramente nel certificato di autenticità Bolaffi sono perfette anche per farsi ricordare in un importante avvenimento quindi sapete che io sono sempre attenta, Beh, sarà il mio vecchio ormai diciamo lavoro insomma dove sono partita in Bolaffi dal negozio quindi so che spesso entrate nelle nostre boutique proprio in cerca di un regalo speciale per farsi ricordare un battesimo, una comunione, una laurea, un matrimonio queste possono essere veramente un'altra idea molto originale. Allora, adesso direi: eh, accompagnati con la telecamera e fermati, però, su questo espositore. Abbiamo possibilità questa sera di scelta anche, nell'ambito delle grandi monete d'oro, dei fratelli maggiori o delle sorelle maggiori, parlando di monete, dei marenghi, cioè dei 40 lire, dei doppi marenghi, con una selezione di tre esemplari il più importante, il più raro, quello che vedete alla sinistra è il 40 franchi di eh, sì, poi lo andremo a vedere anche la regia abbiamo già delle bellissime immagini, il 40 franchi del 1806, quindi quel Napoleone Bonaparte che era poi lo zio di quel Napoleone III che abbiamo appena visto, nella famosa zecca di Torino, moneta assai rara, moneta che avremo, abbiamo già in, in immagine, l'ho vista prima, e che viene proposta, così almeno vi diamo anche già un'idea, a ehm, vediamo se la trovo, 2100, 2100 euro, euro, il lotto numero 26 della diretta di questa sera. Esattamente, andiamo avanti. Poi ci torniamo. Ah, guarda che bello! sì, sì. Napoleone, questo è Napoleone, imperatore, ha già conquistato. Si è già incoronato re d'Italia a Milano. Ma non sono ancora pronti i coni delle nuove monete in lire. E quindi a Torino coniano i franchi, i 40 franchi e i 20 franchi, famosi appunto perché coniati pochissimo Famosi tempo. e rari proprio perché come zeccano quel cuoricino che sta per Zecca Torino e qua veramente la differenza di Zecca esatto. fa la differenza rispetto dei 40 franchi magari di Zecca Parigi che è la classica rappresentata che invece è molto molto decisamente 826 più 26 se 2100 euro per veramente fare quello che mi piace non definire non so se un salto di qualità ma per chi ama veramente questa grande monetazione che è legata al sistema decimale ai marenghi qui veramente facciamo si va su di un gradino bene e eh, abbiamo disponibilità anche guarda che meraviglia questi questi queste immagini d'epoca che questo ci racconta... è proprio Torino, eh, beh, è sì. Piazza Castello meravigliosa con la cancellata con i Dioscuri il Palazzo Madama venite, beh, un so. venite a trovarci in Bolaffi la sede è l'occasione anche per passare un bel weekend a Torino abbiamo parlato di Napoleonidi, abbiamo parlato di Napoleone Bonaparte abbiamo parlato di Napoleone III non può mancare, anzi per fortuna è disponibile il bellissimo doppio marengo 40 lire di Gioachino Napoleone Murat suo Uh, amatissimo e fedelissimo compagno d'armi a cui poi Napoleone oltre che a concedere i favori della, del matrimonio con sua sorella uh, le diede anche il regno di Napoli <ride> non, ultimo, non, non ultimo e questo è Gioacchino Napoleone Murat una, un uomo di una grande modernità un avventuriero eh, un uomo che se pertanto uh, fa bene anche per il regno delle due Sicilie e che è disponibile questa sera nell'8.27 a 3.000 euro questo è il 40 lire di Gioacchino Napoleone Morà. Eccolo qua. E poi, e poi, in questa bellissima carrellata di 40 lire, eh, l'ultimo 40 lire che è stato coniato sul suolo italiano. E l'ultimo 40 lire è stato coniato da Carlo Felice, da Felice, re di Sardegna. Proprio perché è l'ultimo, perché poi Carlo Alberto, il suo successore, cambierà e andrà a sostituire i 40 con più moderni tagli da 50 lire. Abbiamo disponibilità di un bellissimo 40 lire, anche lui disponibile a 2970. 40 lire lo dico anche per chi chiaramente in televisione non riesce a cogliere dimensioni e pesi. E se un marengo pesa 6,45 grammi 12,90 è il peso esatto. Assolutamente il doppio. Il doppio del Questo è l'otto numero 23 a 2970 euro. Bene, allora io direi. Che si può aprire il centralino in modo che eh, si abbia sì, sì, possibilità, eccoci qua, di cominciare a soddisfare le richieste. Attenzione ai marenghi d'Europa, de, quelli che abbiamo appena visto, la disponibilità sul marengo di Marengo, ve l'ho accennata, ci torniamo. Questi doppi marenghi. Andiamo a vedere per un po' di antiche perché il nostro pubblico ci sta chiedendo le monete antiche. Abbiamo, vai sulla sinistra, eccole qua. Cominciamo con quella moneta d'argento, perché questa sera. Eh, per quanto riguarda il mondo greco, a differenza di altre serate, dove avete poi saputo come sempre cogliere l'importanza di queste monete, la bellezza, il loro valore storico, estetico, numismatico, collezionistico, non abbiamo la disponibilità di tante monete greche, anzi, abbiamo la disponibilità di una moneta greca. Ma questa moneta secondo me è sufficiente a colmare i desideri dei collezionisti. Prego la regia di inquadrarla. E... Diamogli tutto, il, tutto la luce che merita. Tutto il primo piano che merita. Quanto è bella Elena, questa moneta. Quanto è bella questa moneta. Possiamo poi regalarle la nostra meraviglia Quanto è universale, eh. quanto è attuale, quanto è intramontabile: per I, sempre. I francesi dicono e è la passe somme, cioè ha passato il suo tempo, no? È, è qualcosa che è per sempre. Per sempre. Per sempre, persephone, per sempre. Siamo nel 300 avanti Cristo. Siamo nel 300 avanti Cristo. Siamo a Cartagine. Siamo di fronte a una scultura, siamo di fronte a un'opera d'arte, siamo di fronte a quello che normalmente e dell'unico modo, ancorché non vogliate confermare, eh, potete vedere oggetti di questo livello, cioè un museo. Ma non un museo qualunque, perché non tutti i musei hanno possibilità di avere un di dramma, di persefone cartaginese del 300 a.C. Diamo al nostro pubblico, facciamo che il nostro pubblico il regalo di questo primo piano, Enrico. Poesia, bellezza, arte, numismatica, il numus, la moneta. Ma moneta, signore dimentichiamoci la moneta, se siete amanti dell'arte, delle opere d'arte in generale, che siano poi mutuate in quadri, in uh, sculture... Ecco. Installazioni. installazioni, mobili. Ecco, e siete capitati anche per caso su questa trasmissione. La forma è giustamente è quella tonda tipica di una moneta. Il la suo nascere è quello di moneta, ma nel tempo questa, questa si trasforma in un'opera d'arte. L'opera d'arte è un'opera d'arte battuta a mano nel 300 avanti. Cristo, a Cartagine. Quando Cartagine no, era. Hai già detto due cose, scusami, poi dicono che ti interrompo, però. Okay. Dai forse l'enfasi anche giusto per far capire, perché hai già detto 300 avanti Cristo. Hai ragione. Quindi è cavallo tra il IV e il III secolo avanti Cristo. Ricordiamo che sono monete assolutamente originali. Eh, originali E poi hai detto una seconda cosa: Cartagine. Cartagine. Cartagine, Cartagine ci ricorda eh, Annibale, ci ricorda le guerre contro Siracusa, ci ricorda e i, ro i Romani. E Cartagine. Ecco, signori, a Cartagine. Si realizza quella, quella scultura, ripeto, che è davanti ai vostri occhi: una Persefone con questi capelli eh, orna, diciamo, raccolti e fermati da una spiga di grano, da spighe di grano. Questa persefone con la testa ornata con orecchini e collier. Tutto ciò si realizza su 20 mm, 2 cm d'argento, 7 grammi e 78 g, e su questa opera d'arte che ha sul diritto questa immagine di Persefone, va a rispondere in maniera quasi inedita, devo dire, un rovescio che ci ricorda, lo abbiamo visto, l'avete ammirato il cavallo cartaginese, l'abbiamo visto sugli Stateri d'oro qualche settimana fa, belli, ma devo dire, lo dico con quella convinzione di chi davvero si è documentato, un cavallo, un cavallo così realizzato con questa ma posa di, ma addirittura che gira la testa gira perché la in testa. genere è... Eh, Esatto. È, è, la, la, è la ricerca assoluta, la ricerca assoluta, la palma, la palma che, alla quale il cavallo si rivolge, guardate questa palma che nasce e si sviluppa in altezza e poi il suo tronco in secondo piano. Ma signore stiamo parlando di manufatti greci, nel senso più ampio del termine. Del IV secolo avanti Cristo. Stiamo parlando di una moneta dal 40% di qualità, adesso vi spiego io che cosa intendo: con una richiesta di 3.615 euro, ma la richiesta viene persino banale di fronte a certa meraviglia, perché io, quello che. No. Eh, quello, il primo caffè di Enrico è partito. Sì, partito. <ride> il, <ride> Sì. Eccolo, no, si è riscattato subito, è il dottor numero uno numero della oro. serata. Signori, parliamo di garanzie, di autenticità, perché all'ascolto non dimentichiamo che spesso abbiamo, questo ci riempie veramente di gioia, tanti nuovi telespettatori. Allora al nuovo telespettatore, a colore il quale... Questa trasmissione magari la segue anche solo per la prima volta, dobbiamo specificare che l'autenticità di queste monete non è soltanto un'espressione mia e di Elena e tanto vi deve bastare, ma è un documento, quello che ho in mano è il certificato di garanzia che va a garantirne l'autenticità e quindi questa non è sindacabile da nessuno, è nero su bianco, è un atto che viene fatto da Bolaffi e che Bolaffi esprime in maniera assoluta con un certificato fotografico in cui l'immagine è quella proprio della moneta, la moneta che diventa nel tempo e per sempre garantita autentica. Viene espresso il suo livello di conservazione con questa scala percentuale. Il prezzo di questa moneta fa riferimento al catalogo e Elena tra le mani ha, e ve lo mostreremo tra un istante, il catalogo. Quindi i prezzi sono... Non sono la quotazione del giorno, qui non è il mercato del grano, delle materie prime o dell'oro che sale e che scende, ma è il, prima, catalogo, il catalogo Bolaffi che ogni anno dà aggiornamenti precisi sul valore delle monete. Questo è fondamentale perché, perché oggi voi comprate, se decidete di comprare in questa trasmissione confermate intanto non comprate e vi fate mettere da parte questa meraviglia. Dopodiché a casa la vedrete, la valuterete, magari la comprate. Quanto varrà l'anno prossimo? Quanto varrà tra vent'anni quando i vostri nipoti decideranno eventualmente di alienarla? Ecco che ci sarà un catalogo prezzi, ma ti prego di darmelo ancora un attimo perché questo catalogo è fondamentale perché ci dà le indicazioni tecniche, ma ci dà anche indicazioni di due elementi, le tipologie conosciute di questa moneta e le qualità medie in cui questa moneta è disponibile. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questa moneta normalmente il nostro comitato peritale dice quando è bella si trova al 30% su una scala percentuale. Questo è un tetradramma di Persephone cartaginese tipicamente disponibile e che Bolafi ha fotografato e inserito addirittura nel proprio catalogo. Bello, con un cavallo assolutamente schierato, ma nulla di paragonabile al capolavoro che questa sera è disponibile per voi io, caro Alessandro non vado avanti un istante eh, alle 21.32 io finisco la trasmissione perché non posso credere se non c'è, un problema con l'etere, se il segnale arriva forte e chiaro a casa di tutti che ci siano i nostri collezionisti ormai fedeli all'ascolto che ci siano quelli che hanno coloro i quali magari stanno facendo collezioni completamente diverse che non dicano che non dicano, ma io Lorenzo ho visto ieri, no ieri era domenica, venerdì il funzionario, il consulente, sono stato in un negozio, ho preso una moneta, l'ho scelta e adesso mi sono ripromesso di stare tranquillo, qui non si sta tranquilli, qui non si sta fermi, qui hai già uno statere di Persephone, un di dramma di persefone, una tetra di persefone, hai già una moneta di Persephone, ma questa la affianchi perché questa Brilla di luce propria e brillerà per sempre e non è la mia, le mie parole, non sono le mie parole che devono convincere. Perché io di mestiere non convinco nessuno. Io faccio per fortuna perché l'azienda che rappresento, che c'è da 127 anni, mi permette di farlo. Quindi non dobbiamo, eh, scusatemi, senza nulla togliere, promuovere un'azienda nuova che parte e quindi si deve inventare una politica commerciale. Questo è Cartagine, questo è Grecia, questo è un cavallo con la storia, testa girata. E Questa è, storia, è la storia vera, è quella storia trasversale, universale, è quella storia per sempre. Ehm, aggiungo un qualcosa per sì. i nostri telespettatori. Abbiamo forse dato un po' per scontato che sappiate di che cosa si tratta, ma chiaramente questo è ritenuto da tutto il mondo, dai collezionisti di tutto il mondo, uno dei capitoli in assoluto più affascinanti. Perché? Ah. Perché l'avete intuito, qui non ci sono i re i regnanti, gli imperatori, ci sono le divinità. Qui la il diritto della moneta, la parte affascinante, è dedicata all'imperatore. Allora il mito di Persephone. Allora lasciatevi affascinare: un appuntamento, un dieci minuti, un quarto d'ora una mezz'ora, quello che riterrete, per toccare con mano una moneta del IV secolo a.C., è un consiglio che mi sento veramente di dirvi, non so se posso permettermi da amica, ma è un'emozione. Con Lorenzo, ve lo dico ogni volta, ma è così, quando ci vediamo a pomeriggio per venire in trasmissione per il briefing, ci sono delle monete, intanto riteniamo che siamo fortunati perché vediamo dei pezzi che non tutti purtroppo possono vedere, ma poi ci affascina e quando abbiamo visto questa moneta con quel rovescio, questo mix di Persephone, la zecca di Cartagine e quel cavallo, allora è stato veramente colpo di fulmine. Abbiamo detto questa moneta andrà in conferma, chissà se ci, ci siamo sbagliati oppure no. <ride> non credo, quindi eh, a voi l'ampia scelta, la possibilità, eh, l'arbitrio, ma ogni tanto eh, seguite l'istinto e eh, non sempre eh, ci si trova male. Eh. Eh, sì, possiamo un pochettino poi dare una... Così almeno alleggeriamo un po' il caldo della, del nostro studio, che, che è bollente, ma è bollente anche perché stiamo Forza già perché ci siamo anche un po' visto e emozionati con le monete di grandissimo, di grandissimo respiro. Allora... Cosa vi dà? Eh, eh, bravo, bravo Enrico! Mi piace l'iniziativa del nostro regista. Che dice: Lorenzo, ti sei dimenticato, Elena, eh, vi siete dimenticati di citare, hai parlato di musei, hai parlato di grandi collezioni. E noi lo portiamo un po' a riferimento. Questa collezione, l'Alfa Bank, questa importante banca d'affari greca, che guarda caso possiede una tra le più importanti collezioni di monete greche. E laddove vai nella sua sezione dedicata alla bellissima moneta di Persefone, oggettivamente non si riesce a trovare moneta di pari bellezza questo perché lo diciamo sempre lo ricordo, le grandi monete sono nelle collezioni private sono in, nelle grandi collezioni mondiali da millenni, perché questa moneta ricordate amici che ha 2400 anni circa sono nelle collezioni degli amatori greci sono nelle collezioni degli amatori greci è eh certo ma si collezionano già da 2000 anni. Giulio Cesare lo diciamo sempre: fu il primo collezionista e che probabilmente avesse avuto una moneta di questo tipo in mano. se eh. Ci fosse stata la Bolaffi nel <ride> quanto avanti Cristo sarebbe stato sicuramente cliente di Bolaffi. Bene, andiamo avanti perché le sorprese questa sera non mancano. Perché adesso ci eh, andiamo a, a, a godere le monete romane, siete già. Sono le 21.37, ci siete già tu, ci siete, ci fate sapere se ci siete, ci mandate un saluto, non lo, non lo faccio da un po', ci fate sapere se ci ricevete bene, se l'immagine arriva bene, se l'audio è perfetto, se la trasmissione ha qualche difetto che si può migliorare, il numero di telefono, il 346 e il, e il cellulare lo potete usare e qui però Alessandro non era programmato, mi permetto di fare io. Ringraziare, perché quando si chiede un favore bisogna ringraziare, chi ci fa sapere semplicemente, non è un modo per chiedervi una conferma, se appunto tutto funziona bene. Un piccolo omaggio, eccolo qua, ma importante, ne parleremo molto questa sera: le monete delle auguste imperatrici, questo nuovo catalogo. In omaggio a Alessandro Cristina, mi raccomando, non chiediamo un centesimo a nessuno. I nostri amici che ci chiamano, che ci scrivono dicendo. Vedete quanti canali su cui siamo accesi. Vi ricevo forte chiaro, oppure se ogni tanto il segnale va via, ci aiuta molto per migliorare le nostre trasmissioni. Da aprile ci sarà un nuovo palinsesto. E noi per ringraziarvi, eh, ci lasciate solo i vostri dati, se non già non li abbiamo. Vi invieremo gratuitamente, eh, direttore, questo nostro ca nuovo catalogo dedicato alle monete d'oro, d'argento e di bronzo. Io ricalco delle auguste imperatrici di grandissimo facile giustamente si chiede un favore eh, non, è giusto premare è giusto, con un bel regalo premio. allora ready to go pronti abbiamo una selezione di monete romane abbiamo una selezione di monete romane che vi lascerà incantati abbiamo una selezione di monete romane che vi lascerà incantati dammelo così come ce l'ho qui Allora signori, qui bisognerà che mi aiutiate e ci aiutiate nella nostra presentazione. Perché abbiamo disponibilità di un denaro di Bruto, di un denaro di Bruto. Ed eccolo alla sinistra del vostro teleschermo, e abbiamo disponibilità. E qui voglio vedere se i collezionisti, quelli con la C, la O, la doppia L, la I, la Z, la I, la N, tutto il resto maiuscola sono all'ascolto. Perché 27 marzo 2017, 27 marzo 2017 segnatevi la data sul calendario perché chi non confermerà questa moneta e poi ad aprile, a maggio, a giugno, a luglio, ad agosto, a dicembre, l'anno prossimo mi dirà Lorenzo, ma io non posso pensare che Bolaffi non metta a disposizione una moneta di questo livello, poi mi sentirà dire, te lo ricordi quel 27 marzo, signori ho disponibilità di un aureo che adesso... Ti prego Alberto, sì. eh, riesci, bravissimo. Sì. Di un aureo tra i più importanti di tutta la collezione imperiale, di un aureo che fu coniato nel 96 d.C., di un aureo che fu coniato nel primo anno di regno del primo grande imperatore nativo di Narni, quindi un italiano a tutti gli effetti discendente di una famiglia di antica nobiltà, importante giuriconsulto, legato in maniera importante con la dinastia Flavia e quindi con Vespasiano, con Tito, con Domiziano, che proprio in seguito alla morte di Domiziano, all'età di 66 anni, salì al trono. Signori, e lo dico con tutta l'emozione e l'enfasi che merita e qui ho bisogno di misurare il nostro pubblico dammi un'immagine vi ho dato la data vi ho dato le indicazioni hai dato la giusta enfasi signori l'ho detto per per sé eccolo signori sì eccolo signori sì 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 Avete capito bene? Lo so che non ci state credendo, lo so che state sorridendo e in maniera anche un po' isterica, dicendo: Ma cosa faccio io adesso? Signore Laureo di Nerva, Laureo di Nerva, eccolo qua. Saluto bene Grazie, saluti a tutti coloro i quali ci stanno chiamando. E adesso devono ancora vedere ancora meglio perché siamo alla presenza di una moneta. Subito, direttore, Così. subito. subito. Per chi Mi... ci segue da subito, perché devono essere premiati I... coloro che ci seguono dal primo minuto. Signori, Nerva sale al trono all'età di 66 anni. Si dà sua quasi insaputa, cioè quasi non se l'aspetta. Si dà da fare, si fa un grande affare. Provvedimenti popolari, il rientro di esiliati, abolizione dei processi di lesa maestà, elargizione di denaro alla popolazione. In particolare ai militari, promulgazione di nuove leggi che prevedevano la distribuzione di terreni dello Stato ai cittadini poveri. Ma tutto quello che lui fece chiaramente non fu tanto apprezzato da quella parte di Roma che chiaramente si vedeva un po' danneggiata, eh beh, e un po' defraudata, impoverita da questi provvedimenti che andavano, cioè, tra virgolette, verso un'apertura e verso il popolo. Fece soprattutto lui che non era certo un grande combattente o non nasceva come combattente elargizioni a favore soprattutto dei militari. E questo lo diciamo e tutto c'è un perché. E tra poco lo andremo anche a vedere. Pensi, pensate che abolì il Fiscus Iadicus che era la. La, la, gravava solo sul popolo degli ebrei, la vicesima ereditatum. Guardate quanto era moderna a Roma: c'era una tassa del 5% sull'eredità, tasse che non si pagano sull'eredità di queste monete, tra l'altro. E allora, signori, Nerva, L'aureo di Nerva, disponibile questa sera, ma non disponibile questa sera, no. disponibile quest'anno, disponibile negli ultimi 24 mesi. È una vita che non c'è la disponibilità. Un saluto Gianluca, un saluto signor Tullio, un saluto ai tanti cari amici che ci stanno chiamando. Ma sul rovescio questa moneta, questa moneta che avete già intuito di grandissima qualità, perché è una qualità superiore, è una qualità che ha veramente giustificato l'attesa. Allora quando ci sono monete ci sono alcune eh, cime, no? le cime come per uno scalatore. Ci sono le grandi, ci sono le, le vette, no? i, so, i 4000. Ecco, eh, ci sono cime che uno tende a conquistare indipendentemente dallo stato di conservazione della moneta. E quindi un aureo di Nerva, un aureo di Caligola, lo scelgo indipendentemente dallo stato di conservazione. Lo scelgo indipendentemente dallo stato di conservazione. E poi arriva un aureo di Nerva. Arriva un aureo di Nerva con un diritto che ci regala un imperatore. Così ben realizzato, conservato, centrato, e il rovescio che adesso vi mostreremo. Che, che capolavoro! Ma la serata che... di questa sera, scusate il gioco di parole, la che... stiamo vivendo solo ed ele. Con, con, con emozioni. Questo non è un rovescio, questo è un messaggio. La Concordia Esercito. Le due, due mani. mani, quel segno che poi da sempre, poi da allora è un segno Grazie. di lealtà fondamentalmente, di concordia, di pace. In qualche modo oggi diremo con chiaramente una Valenza forse più anche religiosa però Concordia, esercito, è quell'Aquila legionaria, perché in questa stretta di mano viene tenuta questa, questa Aquila legionaria su addirittura una prua di una nave. Questo è un rovescio meraviglioso. Qui siamo alla presenza di grandissima moneta, grandissima rarità. Faccio presente che al diritto era talmente tanto tempo che personalmente anch'io non vedevo un aureo di nerva che mi sono quasi, fate vedere le monete, che vale la pena le monete, mi sono quasi, con e ho detto, ma inerva! È talmente ben conservato nel primo anno, perché è nel primo anno del suo breve impero, che mi sono addirittura stupita su questa qualità incredibile della moneta. Ma diciamolo 96, a punto. 97, 98 fu, eh, furono gli anni, scarsi. Nerva poi subì un tentativo di congiura, lui venne a sapere di questa e ci rimase talmente male che poi decise di ritirarsi a vita privata perché sentì proprio di non essere. Più al posto giusto. Adottò Traiano. Adottò Traiano. Diciamo anche una grande mossa da uomo intelligente, colto, lungimirante, adottò quello che è poi è diventato uno dei più grandi imperatori della storia certo. di Roma. Allora, signori, qui siamo sì. di fronte all'Himalaya, sì. ho parlato di vetto, ho parlato di cime, qui siamo di fronte al tetto del mondo. La qualità media di questa moneta ci racconta, grazie al nostro catalogo e grazie a quelle foto che solo... E solo sul catalogo avete avuto modo di vedere. Perché quando è capitata di vedere a casa vostra o nei nostri espositori un audio di nerva? Mai o comunque raramente. La qualità media ci racconta un 30 Quindi la famosa eh, riflessione che facevo con voi prima è una cima, la raggiungo eh, indipendentemente dalla qualità. Beh, stasera. Stasera uno di voi, uno di voi, qui non ci sono seconde chiamate, qui non c'è la possibilità di pensarci, qui c'è l'istinto e la ragione che danno, premiano chi oggi può dire io scelgo un aureo di nerva e lo scelgo al 60% di qualità, al 60% di qualità, al 60% di qualità. L'aureo di nerva, ci abbiamo messo forse un po' troppo, dirà qualcuno di voi, per presentare un aureo di nerva. Beh, signori, voi lo sapete che noi siamo alla ricerca ossessiva della rarità e della qualità. E quando le, le due cose vanno, così come la concordia dell'esercito, così come le due mani che si stringono, qualità e rarità, d'accordo. Beh Noi mettiamo voi, e voi siete i primi a vederlo, siete i primi in assoluto, il certificato... Datato 21 marzo ne è conferma assoluta, quindi la moneta è stata messa nella disponibilità dei Cavo Bolaffi il 21 di marzo e ha avuto quei 3-4 giorni necessari perché entrasse nella nostra attività di vendita. Signori, la richiesta per questa moneta è una richiesta: non, lo dico con veramente serenità, non è alta, non è bassa, non è troppo, non è poco, io non lo so. Questa è una moneta che può raggiungere qualunque quotazione. Eh, io sono pronto a confrontarmi con voi su questa moneta. Eh, la moneta ha una richiesta di 51.000 euro, 51.750. È la moneta tra le più importanti del mondo imperiale romano che abbiamo avuto la fortuna di presentare su questi nostri espositori e l'abbiamo portata con quella serenità e con quella tranquillità proprio per mettere in condizioni tutti voi, non uno di voi, non il fortunato, l'amico eh, che dice ma guarda non la portare in tv, portala a me. Poi ci mettiamo d'accordo, se decido di comprarla troveremo il modo di eh, effettuare il pagamento. Perché di pagamenti si può parlare, di rimandare l'irrimandabile, non si può. Ci sono, ci sono momenti nella vita in cui il treno passa e allora io che sorrido pensando a chi mi sta guardando e tanti cari amici, tanti grandi collezionisti e me ne vengono in mente tanti perché, perché questa moneta manca a tutti. E allora ecco il discorso. Non voglio avvantaggiare o svantaggiare qualcuno voglio portarvi come sempre tutti allo start allo stesso punto di partenza sarete voi a darmi giusta indicazione dell'importanza della scelta di questa sera semplicemente con una telefonata con un messaggio in cui dire Lorenzo quel nerva lo voglio valutare Vedete, nella carriera di un consulente numismatico, eh, e soprattutto di un consulente numismatico che ha la fortuna di lavorare in un'azienda come Bolaffi, quindi, e quindi e di monete se, e ne quindi se ne vedono, e, sono, e poi appunto chi ci segue da tempo ne ha coscienza perché ha visto quanto ha fatto fatica a riempire, come si suol dire in termini collezionistico, le caselle più importanti. E tutte le volte che le ha rimandate, tutte le volte che le ha rimandate, tutte le volte che le hai rimandate, poi a distanza di una settimana, di un mese, di sei mesi, quando ci siamo sentiti, tutte le volte mi hai detto, eh, quella volta lì me l'hai detto, me l'avevi detto, me l'avevi parlato, ma sai ma ho preferito, ma ci ho voluto pensare, ma ho dovuto ponderare, fai bene a ponderare perché ci sono 51.000 euro. Mi rendo conto che non è una scelta di pancia, deve essere una scelta di testa oltre che di pancia. Ma la testa permette a te e a me, e perdonate la confidenza, di sedersi poi a un tavolo e scoprire che spezzando, limando la, la, la quota, ecco che intanto questa cifra si va a sciogliere, si va a spalmare e allora diventa forse anche fattibile. Ma questo lo possiamo fare soltanto se la moneta è sul tuo tavolo oggi, fra un mese, quando vorrai. Ma l'importante oggi è metterla da parte e se siete all'ascolto questa sera non perdete questa grande opportunità. Proseguiamo perché voglio darvi qualche istante per pensarci. Ma sapete come sempre cosa sta succedendo? Sta succedendo che i primi a scrivere sono i nostri agenti. Sono i nostri, inagenti, sono i i nostri, nostri agenti, consulenti i nostri. numismatici che hanno la mancolista dei clienti a cui. E sono, in tanti, chiaramente, qui manca questa grande rarità e quindi ci stanno tempestando di messaggi. Bene, però, però lasciamo riflettere. Lasciamo riflettere. E Andiamo avanti facendo 10. capire come la Bolaffi, in una grande collezione, forse la più grande che la Bolaffi tratta a livello di importanza, di monete, c'è spazio veramente per le grandissime rarità e per le monete che hanno pari dignità, cosa vuol dire pari dignità a livello di certificato quindi di attestato, di qualità, di tempo che la Boraffi dedica nell'expertise alla moneta, ma che per ragioni di numeri fondamentalmente hanno anche prezzi diversi. Ma attenzione, non meno storia meno fascino. È il caso della moneta che andiamo a vedere adesso. Ne conferma questa, la stavo guardando nel monitor di servizio, è davvero una bellissima moneta. Ma ah, non stavi guardando me, guarda che io pensavo... Ah. Cosa devo dire in diretta? Non posso. No, vabbè, no, Devo. E <ride> eh, guardate no, no, che meraviglia. Guarda la moneta. Condividiamola insieme questa meraviglia. Perché l'abbiamo citato, Nerva. Abbiamo detto che Nerva, stanco e un po' disincantato, individua il suo successore. Il suo successore sarà Traiano. Sì, grazie. Ma cominciamo a dargli questa immagine perché la vedo molto bene nel frattempo, questo primo piano. Traiano, esattamente. Traiano, Traiano, l'imperatore Traiano, quello che abbiamo disponibile questa sera è un sesterzio, pensate, e questi sono, sono, i, regali, sono i regali, perché sembrano dettagli, ma è un Traiano del 98 d.C., primo anno. Nerva, abbiamo detto che eh, viene... Era di nuovo del primo anno. A, esatto, è del 98 d.C., è l'anno in cui Nerva, è l'ultimo anno di regno di Nerva, è il primo di Traiano, il passaggio, il testimone. Abbiamo un sesterzo di Traiano in qualità 30%. Guardate che meraviglia! Il ritratto forte. Eh, guardate il giovanile di questo, di questo Traiano. Traiano germanico, non ancora con gli appellativi che si guadagnerà poi con, sul campo con le grandi vittorie. Ricordiamolo, diciamo sempre, ma è importante dal punto di vista storico, ricordare quanto Traiano abbia portato alla massima estensione al massimo, diciamo. Prestigio anche l'impero romano in quello splendido auro secondo secolo d.C. Il sesterzo. Il sesterzo, molti di voi, c'è una nicchia che poi non è una nicchia di grandi appassionati di sesterzi, perché in sesterzo si vede quella moneta più fisica, più grande da un certo punto di vista, ma attenzione che per il metallo di cui è costituita, l'oricalco, l'ottone oggi lo chiameremo. È la moneta che più difficilmente si è conservata. Come sapete, l'oro è praticamente indistruttibile o quasi, e solo leggermente malleabile, invece, tutt'altra cosa, e lo ricalco. Ma quando un sesterzio, appartenuto a uno dei più grandi personaggi, mi sento di dire, della storia, non solo dell'impero romano, perché traiano è della storia con la S maiuscola, si fonda col primo anno, quindi con un traiano giovane. Con questa volontà, non bello, ma si vedeva che era già un condottiero che grinta, si direbbe oggi, e poi con quella patina incredibile che riesce a prendere un sesterzo. 1900 euro la richiesta per questo sesterzo di Traiano, il rovescio, è un rovescio anche in questo caso che ci ha stupito perché ogni moneta è un libro di storia, valetta, quello è il bello, altrimenti uno compra. Non, non, non voglio fare nessun esempio per non offendere niente e nessuno ma però per, per gli oggetti di moda si sì, ma di insomma gente, no? qui la vedete rovescia rovescio ci riporta la Pax la Pace seduta con, ramo, eh, con un ramo di mh, di Ulivo, di, come al solito normalmente, nella destra e lo scettro nella sinistra. Ma la cosa curiosa è che non c'è riferimento di Pax Augusta sul rovescio nella leggenda, cosa che normalmente quando ci sono le virtù personificate, la Salus, la Pax, la Letizia e quant'altro, è riportato. Quindi, questa è una caratteristica che rende questa moneta, che è del primo anno di regno di Traiano, ultimo di Nerva, lo vediamo lì a fianco, a 1900 euro. È un sesterzo che davvero un invito alla conferma perché... È un invito anche a collezionare e immergersi in questo incredibile mondo che vi riporterà a Trovarvi, come facciamo con Lorenzo, senza nessun tipo chiaramente di vergogna, a rileggere dei capitoli magari di storia che erano finiti un po' magari in qualche cassetto chiuso da tempo. È un modo anche per riscoprire un modo comunque per affascinare anche i giovani. Quindi quando io dico che magari potete veramente pensare di comprare per voi e per, per fare una collezione che poi passerete un giorno ai vostri figli ci sono tra l'altro mille e un motivo anche dal punto di vista fiscale ed economico per iniziare a collezionare o mettiamo se non volete collezionare perché non vi sentite un collezionista ad accantonare le monete giuste, sono al portatore, non si, passa, si paga scusate, nulla sul capital gain nell'eventuale rivendita, ci sono veramente dei vantaggi. Oltre a essere considerate, ma non dalla Bolafi perché chiaramente giochiamo in casa, ma universalmente tra i grandi, grandi e forse rimasti tra i pochi veri beni rifugi concreti in un mondo che sta andando, ahimè, purtroppo nella direzione opposta. Adesso arriva la provocazione ulteriore della serata, perché, ah, eh, perché state ponderando quel Nerva, ponderatelo, avete due lunghe ore per ponderare ma chi troppo pondera nulla stringe è un proverbio che mi sono inventato io adesso ma che credo possa eh sì, agli atti, agli agli atti. atti. allora eh, se c'è una moneta adesso la vedremo è una consecuzione anche temporale con quanto abbiamo appena raccontato Nerva adotta appunto e indica in Traiano il suo successore eh, Traiano a sua volta farà lo stesso con il cugino con Adriano eh, quindi lo ma diciamo, affiancherà a, nella, sua, nella sua parte di sviluppo dell'impero e poi gli consegnerà, come si suol dire, le chiavi dell'impero. Adriano, ehm, su, Adriano eh, su Adriano potremmo scrivere, sono state scritte tante mm. pagine. Delle, delle memorie, come dicevo. Potremmo veramente raccontare, perché Adriano fu un personaggio davvero fantastico, una persona e un imperatore. Diverso, illuminato, viaggiò nell'impero, volle conoscerlo, il proprio impero, volle difenderlo e consolidarlo. Le mura adriane il vallo di Adriano, insomma, ne fu un esempio tangibile, ancora oggi visibile. Bene, la moneta che vi stiamo per presentare è di nuovo una di quelle monete che fa girare la testa un po' a tutti. E, ehm, adesso per dire, mi è venuto un flash in mente una nostra collezionista dell'Urbe. Che tutte le volte che ha chiamato, non so se l'ascolto, ha confermato monete che fossero strettamente legate proprio all'urbe a Roma. E allora andiamo a vederlo questo aureo di Adriano, questo aureo del grande Adriano. Intanto stiamo vedendo. Eccolo il qui, Vallo. Il Vallo. Eh beh, ancora oggi quante cose oggi si possono vedere del passato, le vestigie del passato. intanto erano ben costruite allora. che sono ancora lì, eh, però. Eh sì. Eccolo qua: Adriano, Adrianus Augustus il grande Adriano in una in bellissima rappresentazione. A tutto tondello, a tutto campo direi, che prende veramente a testa importante, quindi lo vediamo nel suo profilo in tutta la sua bellezza. Ma Lorenzo andiamo, sì, oppure adesso... la vuoi lasciare con la no, sua no, spazio no, perché no, 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 è no. vero che il diritto una raffigurazione, ci sono delle leggende importanti che spesso ci aiutano a comprendere molto la moneta ma lo diciamo sempre, non ci sofferemo mai di ripetere quanto sono i rovesci che sono da collezionare quanto sono i rovesci da collezionare allora, qui si apre veramente un capitolo la qualità di questa moneta è una qualità di nuovo giusta è una qualità superiore alla media che ci riporta, vado a memoria ma credo di non sbagliare, un 30%, siamo di fronte a un imponente 35%. Ma, gentile e amato pubblico, cari telespettatori, carissime telespettatrici, godete della bellezza e della magnificenza. E dell'importanza storica di questo rovescio, che identifica questa moneta, ancorché sul rovescio di un auro di Adriano, come fosse una delle monete più rappresentative di tutto il mondo imperiale romano. Andiamo a vedere. Mamma mia, mamma mia. Questa è Roma. Stasera ho la sensazione che il tono della mia, della mia presentazione andrà progressivamente aumentando nelle prossime due ore, quindi avviso... Elena qui a fianco a me, il direttore, il centralino, Enrico, Alberto... Il solito defibrillatore pronto, non so perché... Solite... Perché io sono <ride> eh, tanti anni che presento le monete in televisione con Elena, eh, sono tanti anni e molti di più che le presento il piacere di presentarle. A Casa vostro tanti amici, clienti, collezionisti, tanti nuovi collezionisti che hanno iniziato a raccogliere monete grazie magari a un primo spunto televisivo e poi ci si è conosciuti, ci si è eh, come si dice misurati perché anche quello è giusto. E allora, io, quando ho una lupa capitolina che allatta Romolo e Remo, quando io ho il rovescio che è da solo. E infatti non ha, vedete, leggende molto complesse, non ha bisogno. Quando è rovescio che da solo racconta otto secoli di storia romana, 400 anni di Repubblica e 400 anni di Impero, io cos'altro devo fare se non tacere, darvela la quotazione? La richiesta è di 15.295 euro, ma davvero non c'è bisogno di aggiungere nulla. Non c'è bisogno di, di, di convincervi nella scelta. L'aureo La, di Nerva è un aureo importante, è, è un aureo che richiede magari di ponderarla quella conferma. Perché eh, ancorché, e io ve lo dico e vale per tutte le monete, da quella da 700 euro, poi torniamo perché ci sono delle richieste su quei marenghi. Ma eh, da 700 euro a, a 2 milioni di euro, sempre ponderate. Ma ponderate con la serenità che la conferma non è un acquisto, è una conferma in visione gratuita. E allora siete, di, siete i romani dovrebbero saltare al telefono, correre al telefono. e eh, Avete già confermato una moneta, dovete andare nel negozio di Roma. E questa è la moneta. E questa è la moneta. Eh ma io um, Audi Adriano le ho già scelti. Pazienza, non stai scegliendo un audio di Adriano qui, anche anche il volto di Adriano. Qui stai scegliendo la fondazione di Roma, Romolo e Remo. Se c'è un'immagine, ci sono pochi elementi che identificano Roma. SPQR. Il Colosseo. La lupa. La lupa. I romani, i romani all'appello, tutti, dal primo all'ultimo. Non mi fate fare nomi. Non mi fate fare nessun tipo di ci mancherebbe riferimento diretto, ma io di fronte al silenzio posso pensare che siate disattenti, distratti, distratti. No, distr su questa moneta può esserci solo distrazione, perché non ci credo che una conferma in visione gratuita, per quello che non, in qualche modo per Adriano è sia rifarsi alle origini stesse della città, sia in qualche modo glorificarla su un aureo e renderla ancora più centrale, ringraziando quella che è la fondazione e l'origine, per quanto storica, mitologica, della stessa Roma. Io credo che se ci fossero, mi dispiace dirlo, però in questo momento, dei telespettatori dall'altra parte dell'oceano, intendo. Stati Uniti, ma potremmo andare anche dall'altra parte ancora, questa moneta andrebbe a ruba: qui abbiamo tutto, qui abbiamo la grande qualità. Il personaggio affascinante, vincente, l'imperatore importante del secondo secolo è il rovescio che fa la differenza. Dire che la zecca è Roma è quasi superficiale perché è il rovescio che è detta la zecca ed è questa lupa incredibile capitolina, come dice Lorenzo, pochi non sono così tanti i simboli di quella romanità, dell'eternità di Roma, della città eterna, e sicuramente questo è uno dei grandi simboli, forse è addirittura il numero uno. E allora affascinatevi, iniziate a specializzarvi sui rovesci, siate diversi, audaci, siate audaci. Lo sapete, non costa nulla un colpo di telefono. Andate tra l'altro sul nostro sito www.monete.it, non l'abbiamo ancora citato, è il sito delle monete proprio romani, soprattutto delle monete auree. E affascinatevi anche a pensare che potete avere un capolavoro a casa, perché definirla una moneta secondo me è poco, e vedere anche le performance economiche che hanno fatto in questi ultimi dieci anni. Quando la passione, la storia, l'orgoglio di possedere un oggetto di questo genere, perché definirla moneta non voglio dire che sia riduttivo, ma questo è un, un oggetto che può stare in una teca, in un soggiorno. Al pari di tanti altri oggetti meravigliosi che immagino saranno pieni le vostre case, ma riuscite al tempo stesso a mettere da parte anche i vostri soldi, allora questo ha un qualcosa veramente di buono. Quando riuscite a fare della passione anche un bene rifugio, allora veramente questo, secondo me, in qualche modo è veramente vincente. Su questa moneta possiamo dirlo, su quell'auro incredibile di Nerva su cui torneremo, che non è solo il top lot, è la moneta che in pochissimi al mondo possiedono. E allora anche un po' quell'orgoglio di possedere la storia. Eccolo qua Nerva, lo diceva Elena, pochissimi al mondo, ecco, è vero? pochissimi al mondo eh, coincide anche con un aspetto importante, con il valore, con il valore degli acquisti che voi fate, perché chiaramente di fronte alle grandi monete, di fronte anche all'idea di immobilizzare delle cifre importanti, uno si interroga e dice ma è giusto, non faccio bene, non faccio bene. Beh, interrogatevi sul fatto che siete con una serie di competitori mondiali, perché i russi, gli indiani, i cinesi, i nuovi ricchi, che stanno chiaramente cercando le grandi rarità, vanno... In scelta dei grandi aure. Allora, un saluto a Giuseppe, eccolo qui il nostro amico dalla Sicilia, che piacere saperla all'ascolto, che piacere risentirla e, e quindi mi fa piacere, credo che queste monete la stanno incantando, lei che sicuramente ha avuto modo di scegliere monete più moderne, altrettanto importanti, è chiaro che il fascino che arriva dall'antico è un fascino. Ecco. Il signor Giuseppe è il classico esempio, tanto nessuno non posso dirlo, di un collezionista che magari si è dedicato a un altro capitolo, ma che è una moneta, ecco vedete la trasversalità, una moneta importante di un altro capitolo è giusto valutarlo. Dice ma io non farò mai una collezione di monete romane, mi sono dedicato ai marenghi, mi sono dedicato a monete più moderne, ma mettere in collezione una grande moneta quando ci sono questi rovesci. Eh beh, soprattutto quando ci sono le particolarità, nerva, nerva. Io stasera, adesso a parte le, 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 le mie sensazioni, davvero mi stupirò e sono sicuro che non succederà se eh, non ci sarà conferma su questa moneta. E se qualcuno sta pensando, Lorenzo, ma è follia, sta sbagliando e lo sa che sta sbagliando perché questa moneta poi eh, si può. Rimandare nella sua, eh, nei suoi sistemi di pagamento nel tempo. Quello lo possiamo fare. Non posso spezzarla e venderla un po' alla volta, ma posso frammentare il pagamento. Ma è follia non confermare un nerva. Questo nerva il più bello che è capitato nelle disponibilità di Boraffi, e questo chi ci segue da tempo lo sa. Non solo è uno dei più belli, ma è anche uno dei, dei pochi che è capitato nelle disponibilità di Boraffi, altrimenti non sarebbe così raro. Parliamoci chiaramente, altrimenti non sarebbe così raro. Andate a vedere nei musei e cercate un aro di Nerva e fatemi poi un colpo di telefono. Stanno ci sono dei rumors su quel sesterzio di Traiano che rivela quel guerriero. Sì, quell'immagine quell certo di Traiano che non è, è un'immagine un di, un di un uomo che è stato. Appena nominato imperatore, ma è un comandante, un soldato e quindi la sua rappresentazione, la sua fisionomica è esattamente quella che ci, giustamente ci stanno facendo notare: un sesterzo italiano a 1900 euro che incanta. E allora lasciatevi anche un po' trasportare dall'emozione, lasciatevi un po' trasportare dal gusto. È chiaro che poi eh, le, le, i numeri li dobbiamo mettere in ordine, ma il gusto, il piacere che si può soddisfare. E in questo caso un troiano crudo, forte, soldato, guerriero collo nudo. Guardate. Ricordiamo che è il primo imperatore di origine provinciale, eh. quindi in qualche modo è un, non diciamo un uomo nuovo, ma quasi scelto da Nerva, ma scelto soprattutto per le sue doti militari. Qua tra l'altro giovanissimo, nei primi anni ancora veramente con tutta quella forza che dimostrerà poi sul campo. 1900 euro, pagabile anche poco per volta, può essere veramente un ottimo prezzo d'ingresso. E poi, lo diciamo sempre, può rimanere così, può rimanere l'acquisto. Di una serata, attenzione, fatto però in casa Bolaffi dal 1890 un acquisto con un pedigree storico, con un passaporto che accompagna la moneta. Non è un gesto. E anzi, forse, dire che l'acquisto di una serata è già sbagliato, perché ripetiamolo: che durante la nostra televendita non si compra ma si conferma in visione. Questo è importante, io fare anche togliere. Scusate se magari mi permetto, un po' quella paura, magari di dire ma in televisione comprare magari sono anche cifre importanti vorrei vedere dal vivo ecco durante una televendita bohati lo dico a favore magari di chi ci conosce di meno voi siate audaci coraggiosi perché non costa nulla fatevi anche affascinare dalle monete dal fatto di sentirle veramente concretamente di avere poi un appuntamento doc proprio in base alle monete che vi possano piacere magari anche il gusto di confermare due o tre monete per poi scegliere o magari non scegliere con tutta calma un colpo di telefono veramente non costa nulla un pizzico di curiosità un modo diverso per ridistribuire anche i vostri risparmi le risorse magari per capire che magari un 100 euro-200 euro per darvi un esempio farvi chiaramente un esempio al mese si possono allocare anche in modo diverso magari comprando poco per volta la grande numismatica allora mi chiedono di rivedere i Marenghi d'Europa Abbiamo allora, uh, solo 5 richieste. Eh, Mamma mia eh, vabbè, ma allora, andiamo, andiamo a, a esaurirli allora. andiamo, chi chiama, chi andiamo chi nei prossimi 15 minuti, 20 minuti. Allora, eh, è un'esclusiva, l'abbiamo presentato all'inizio, magari non tutti erano all'ascolto. Um, Abbiamo li vedremo poi Marenghi uh, di Casa Savoia. Abbiamo il Marengo di Marengo e quindi tanti telespettatori che hanno già confermato stanno aspettando l'appuntamento per vedere i Marenghi, uh, magari di Umberto di Moracca. Avete scelto di Maria Luigia? Abbiamo il Marengo di Marengo, ma attenzione a 775 euro. L'uno quel capitolo meraviglioso dei Marenghi. che sono nati in parallelo al percorso che l'Italia sta facendo nel 1890. In Italia c'era Umberto e in Spagna c'era Alfonso XIII, l'infante di Spagna. Alfonso XIII che diventa re proprio alla nascita e poi lo sarà. Vi faccio una curiosità di Alfonso XIII, era un grande appassionato di calcio e lui quindi patrocinò diverse so squadre di calcio spagnole e in particolare il Real Madrid, il Real Sociedad, eh? quindi gli amanti del calcio lo riconosceranno anche per questa curiosità, il Real Betis, il Real Union, proprio perché lui aveva questa grande passione. 7,75 le 20 pesetas e un Marengo 6,45 grammi, 21 mm, oro 900, imperdibile. Così come lo è, e qui mi sa che siamo all'ultima disponibilità, il una soltanto, il... 20 Franchi Elena di Napoleone III. Imperatore, cugino imperatore. di quel Napoleone I. prima presidente della seconda repubblica francese e certo. poi anche lì quasi autoproclamatosi di nuovo imperatore dei francesi. Qui testa coronata, guardate veramente come nulla passa in onda, come questo stile impero rilanciato da Napoleone I continua. Quella corona d'alloro che cinge. La testa di Napoleone III per un marengo di nuovo che poteva essere scambiato con i grandi marenghi del Regno d'Italia 1868, assolutamente coevo. I telefoni stanno impazzendo, ma sappiamo. Eh? Quelli perdono perché le disponibilità sono limitatissime. 775 euro è il prezzo per una moneta che inizia ad avere una grande importanza dal punto di vista numismatico, soprattutto perché guardate lo stato di conservazione. I fondi sono perfetti, abbiamo deciso di tenere i prezzi giustamente di invito al collezionismo perché ci chiedete voi di andare avanti con la grande collezione dei marenghi e noi ci apriamo all'Europa per andare incontro alle vostre richieste. Alfonso, Alfonso, Alfonso esaurito. Alfonso esaurito. Allora Alfonso conferma. non più disponibile. Eh, qui su prenotazione, tra, ma tra l'altro, fu mandato in, in esilio in Italia e morì a Roma. Morì a Roma. Roma esattamente. Allora, signori, avete la possibilità di scelta ancora di tre tipologie: abbiamo il Napoleone III e poi i due. Alla il destra, Kaiser. che tra l'altro sono molto interessanti perché tecnicamente leggermente più grandi di peso, dimensioni, ma questo è un dettaglio sono i 20 marchi questo mi stupisce, perché questi 20 marchi del Kaiser Guglielmo II una storia pazzesca di questo uomo, ebbe un regno lunghissimo tra l'altro, uno dei più longevi dell'epoca, scontri con o, o, il cancelliere Otto, Otto, Otto Bismarck che Bismarck, ebbe scontri importanti Pensate che nel 1897 Guglielmo II convince lo zar di Russia, Nicola II, Nicola II, il nostro amico Giuseppe dalla Sicilia, che le monete di Nicola II, se ben ricordo, le ha collezionate, beh, queste non le perda, non anche, perda questo. Anche perché il Kaiser Guglielmo è veramente la sua storia va di pari passo con quella certo. delle vicende russe, tanto arrivare addirittura poi. Marmi, ma ma il signor Giovanni, se non il le ha, le deve avere. Addirittura tutte. Lo, lo scontro fatale con la Russia che incendiò poi tutta esatto. l'Europa con la prima guerra mondiale. Un milione di morti. Un milione di morti milo, 1914, lì, ed è proprio grande, le grandi frizioni tra il Kaiser e. Guera Fondaio. Pensate fondale, che Nicola II e il buon Guglielmo II. Sono anche eh, da ricordare perché conquistano entrambi un porto importante cinese e di lì la, la rivoluzione dei box. 775, quanta storia c'è? Quanta storia c'è? E la perdete. Allora, queste di nuovo sono monete che non l'avete mai visto. Che state andando ad esaurire e che non vi vedrete facilmente nei prossimi mesi. È un piccolo eh, omaggio che abbiamo fatto al nostro pubblico. È l'ultima: la disponibilità della Regina d'Olanda, quella Guglielmina d'Olanda, che è una dei sovrani che ha regnato più a lungo nelle storie addirittura delle monarchie europee. Sovrana dal, dei Paesi Bassi dal 1890, ci rimase addirittura fino al 1948, governando chiaramente l'Olanda e anche i territori di oltremare delle colonie olandesi. Come hai detto tu prima, hai anticipato anche questa moneta pure avendo un valore di 10 gulden era una moneta che andava a essere commerciata e scambiata con le grandi monete europee anche se aveva un peso leggermente superiore al marengo 775 euro bellissimo questo ritratto di guglielmina ringraziamo la regia che fa quello che poi dovete o almeno consiglia la bolaffi di fare um, mixare eh, avere un ampio respiro diciamo culturale partire da una moneta per affascinarvi o partire dall'amore forza della storia che è veramente un amore trasversale e poi arrivare alle monete e poi vedere tutta la storia che c'è dietro 1912 775 euro una delle pochissime monete con l'effigie di una donna di una grande sovrana allora, allora, e guarda, questi sono i quattro marenghi di cui solo tre, tre disponibili: 7,75 uno per l'altra. E voglio farvi vedere un'altra moneta che ben si lega al periodo perché ci porta nella parte più orientale, ci porta in Turchia e ci porta ad una moneta che esteticamente. E bisogna dirgliela, ricorda le monete antiche, ci riporta i fasti arabeggianti della terra in cui dell'impero ottomano. Stiamo parlando di una moneta che ha un nome tecnico, ma questo come sempre è un dettaglio, perché il peso di 7 grammi 21 e il diametro di 22 mm di nuovo ci riporta al fasto di quelle monete d'oro che tra l'800 e il 900 sono state un sistema di scambio. Eccola qua, vediamola, è una meraviglia! Eh, dal punto di vista estetico è un qualcosa di incredibile. Lei. Stiamo parlando dell'ultimo oro dell'impero, il cento piastre turco d'oro, chiaramente, come potete vedere anche dal sì. colore. Allora, coniato tra il 1876 e il 1909, pensate sul diritto, vedete quella meravigliosa. Eh? Uh, quell'esempio di quel, quel disegno, in realtà quello sapete cos'è, è la tugra, quella parte centrale, quello era la firma personale o sigillo dei sultani ottomani. Guardate con quanta maestria è stata riportata su questa moneta, sul diritto sul rovescio di questa moneta, invece, è di nuovo con una grazia, un garbo, eccola ecco. qua. Questa è la, la. Firma. la firma. Guardate che cos'è. Che Era. grande esempio di. non so se si può sì, dire sì, calligrafia di arte calligrafica. Di arte calligrafica esatto. e stai riportarla su una moneta, qualcosa di incredibile. 900 euro la richiesta per questo esemplare. E il rovescio è d'oro, oro, no, oro. oro ad altissimo è oro. titolo, 917. Come una, il titolo di una sterlina, senza voler banalizzare no, la no, moneta, ma, ma abbiamo visto anche sterline importanti nell'ultima trasmissione è del mio discorso. Esatto, e qua troviamo l'iscrizione: Possa egli essere vittorioso? Questo signore è l'ultimo oro dell'impero turco. Pensate che siamo nel XIX secolo, l'impero ottomano vide proprio ridursi i propri domini. Nel 1908 l'impero subì la rivoluzione dei giovani turchi che promuovevano una moderna monarchia costituzionale. Nel 1911 perse contro l'Italia i Giolitti una guerra per il possesso della Tripolitania e della Cirenaica. I collezionisti di Francobolli, am amanti delle, delle colonie, questa è una moneta eh, che si sposa molto bene. Un'altra l'ha persa contro la Serbia e il Montenegro, la Grecia e la Bulgaria. Ecco che questa moneta si eh, pone proprio Beh, in storico. Quell in quello storico. stesso Pazzo. momento storico. Esatto. Qui veramente. Sono quelle occasioni che un peccato posso permettermi, sì, Lorenzo, beh. farsi scappare. Sì. Chi soprattutto collezioni marenghi, chi è affascinato quindi a quel periodo storico tra l'Ottocento e il Novecento, stiamo dando una grande opportunità di ampliare i confini storici. Abbiamo iniziato con quella collezione incredibile dell'ultimo zar Nicola II. Lorenzo, se avremo sì. occasione, magari le riporteremo quello che era. Certo. Il, il Marengo, il doppio Marengo di tutte le Russie, noi tutti i valori dell'ultima monete d'oro dello Zar Nicola II. E qua invece ci siamo spostati in Turchia, ma sono ancora disponibili i tre Marenghi: quindi i tre Marenghi, il Marengo di Napoleone III, imperatore, a 775 euro, il 20 Marche del Kaiser Guglielmo, a sempre a 775 euro, e il 10 Gulden d'oro di eh, Insistete in con i telefoni perché abbiamo tutte sì, perché le linee Sì, perché abbiamo qualche linea e qualche problema, tra eh? l'altro, anche a prenderle, quindi, cioè, a, a sentire le Quindi risposte. Eh, Oppure usate anche sms e whatsapp vi e vi richiamiamo. Ma approfittatene perché andiamo in esaurimento di quelle che sono appunto queste novità, questi tre marenghi, eh, questi ormai tre più soltanto legati ai grandi fasti europei e con questa con quest'occhio anche all'Oriente, all con quest'occhio al alla, alla, alla gra, grande mondo ottomano, con questo cento piastre di Turchia. Allora, allora proseguiamo, vi voglio, mostrare, vi voglio mostrare il Marengo di Marengo. Eh, infatti volevo dirti, allora andiamo lì. Andiamo sul Marengo di Marengo. Ecco, adesso lo andiamo a vedere e poi lo andiamo a posizionare. Abbiamo Dove già un'immagine di, di repertorio oppure no? No. Allora signori, parlando di Marenghi, parlando di questo capitolo così affascinante e non si lamentino mm. i clienti appassionati di monete antiche perché siamo pronti a ritornarci, ci ritorneremo, ma ho bisogno anche di sentire un pochettino se ci siete. Vi Beh, abbiamo mostrato quella, che... quella persephone sì. d'argento. Intanto che sistemiamo... Facciamo un po' di rassunto sì, su, su quelle. Se è partita tu, già, sì, dalla Persephone. Allora, partiamo da quella Persephone. Ce l'hai Enrico, un'immagine? Eh, di quella Persephone. un unico l'unico capolavoro del mondo ellenico, sì, sì. addirittura Cartagine, che sapete che con la Magna Grecia e Cartagine forse è il primato anche delle monete, della grande bellezza, sì. della bellezza sulla bellezza. Questo di dramma incredibile di questa Persefone Bellissimo al diritto, ma un capolavoro al rovescio, rovescio, addirittura con quel cavallo in qualche modo girato. Sì, no, questa. Ecco, questo è veramente il rovescio che può fare la differenza in qualsiasi vostra collezione. Questa moneta <ride> ha, ha una richiesta di 3.615 euro. Ma, come ho detto qualche istante fa, eh, su questa moneta è importante il soffermarsi, il cogliere bellezza. Il cogliere importanza, il cogliere è quell'elemento che è divers diversità da tutto ciò che esiste normalmente nella monetazione moderna. E allora è vero che poi ci sono i gusti, ci sono, mi piace più un capitolo, mi piace più un altro, ma qui si tratta veramente di soffermarsi di fronte a un'opera d'arte. 3.615 euro da confermare. La difficoltà sempre estrema di mostrarvi monete greche di grande qualità è data dalla, dal tempo. Guardate la data, 300 avanti Cristo. Non so se ci stiamo rendendo conto che parliamo di 2400 anni fa. Questa con tutta probabilità è una moneta che è entrata molto presto in una grande e importante collezione. Sì, sì. E lì è rimasta. Probabilmente una collezione chiaramente della Roma, magari della Roma Imperiale o chissà dove, ecco, e lì è rimasta. Veramente perché lo potete vedere dallo stato di conservazione. Questa è una moneta che è stata. Riposta con cautela, Mi non è so come... Un collezionista, non so se l'ascolto, tanto voglio dire, sono Luciano, che sta facendo una grande collezione di monete greche e la sta facendo giustamente per i propri nipoti e quindi sceglie una, sta cercando, bisogna dargliene veramente merito, di avere due monete per ogni tipologia in quella collezione che chiaramente deve essere parallela perché non bisogna fare certo preferenze. Ecco, signor Luciano, se all'ascolto mi permetto di fare, mi è venuto in mente lei, perché so che una moneta di Persephone l'ha già scelta, so quanto sia al... attento alla qualità e alla bellezza, questa, questa per lei è veramente la scelta giusta. Se all'ascolto, non mi permetto di insistere, ma le do veramente un consiglio. Le do veramente un consiglio. È qualcosa di straordinario. Qualcosa di straordinario e questo vale per tutti. volentieri un attimo la Guglielmina. Volentieri, la Guglielmina, la Guglielmina. ce l'hai Enrico quel 10 gulden di questa donna, di questa importante sì, sì. Guglielmina. Più di 50 anni di impero, sì, sì. di regno. È qualcosa per di un grandissimo stato di conservazione. E qua veramente il salto di qualità su queste monete è trovarle in questo stato di conservazione. Monete assolutamente fatte, cognate per la circolazione, per essere utilizzate come monete. Sì, questa è da confermare, questa... ecco, se c'è l'ascolto un amico o un'amica che ci sta pensando. Qui la scelta giusta è dire 7,75, mettimela da parte, ne abbiamo disponibili più soltanto due. Il rovescio, molto bello, eh, lo andremo a vedere, Di quella, eccolo qua con lo stemma del, del, eh. olandese, dei Paesi Bassi. 10 gulden nell'unità di misura, 1912, tre anni prima lo scoppio della prima guerra mondiale, prima guerra mondiale in cui l'Olanda fu neutra. neutra. E poi e Guglielmina, quindi. E fu là anche la grande salvezza, anche. la grandezza, possiamo dire, da sì. un certo punto di vista, della regina Guglielmina. Che donna... andrà avanti ancora per tanti, tanti anni, fino addirittura. Al 1948, quindi dal 1890 al 1948, sì. questa grande donna raffigurata su questa moneta, grande stato di conservazione e sono tra le prime volte no, che le portiamo anche sì. sui sì. nostri schermi perché vi ascoltiamo, perché come sempre, questa volta l'appello lo faccio io aiutateci sempre a migliorare le nostre trasmissioni, le nostre dirette e anche andare incontro a quelli che possono i vostri gusti numismatici un messaggio, un sms anche questa sera al di là appunto, grazie perché siete stati tanti a dirci se ci prendete bene se non ci prendete i segnali da dove ci seguite però anche per dire quelli che possono essere i vostri gusti i numismatici, i vostri interessi che cosa vi piacerebbe magari di vedere diverso, perché no qualsiasi stimolo chiaramente è bene accetto Bene, allora disponibilità su questi Marenghi d'Europa, stiamo andando in esaurimento fino a mezzanotte. Riusciremo a accontentarvi, eh, Rimaniamo però ancora ma per un, un attimo: parliamo di parliamo Marenghi, parliamo del Marenghi, Bel perché se, se deve essercene uno, come sempre, forse il numero uno, è allora, quello che vale la pena avere. Quello che adesso immediatamente, magari anche il nuovo telespettatore eh, capirà, è che parlare di Marenghi e parlare di monete. Non ci si deve soffermare al metallo, alle dimensioni al peso. Noi li ricordiamo perché eh, non si ha percezione forse in televisione con dei primi piani delle misure. Ma quando parliamo di marenghi di 6 grammi 45 21 mm oro 900 vi stiamo dando dei tecnicismi utili ma non necessari a comprendere che il loro valore è dato dalla rarità. Allora è chiaro che un marengo come questo di Guglielmina, come quello del Kaiser, come quello di, insomma, di che abbiamo visto costa 775 euro. E il marengo di Marengo invece, che adesso andremo a vedere, ha una quotazione più alta. Questo è dovuto da che cosa? Dalla disponibilità, dalle tirature, da monete che furono fatte in magari centinaia di, di migliaia di pezzi e le monete che sono state fatte in decine di migliaia di pezzi, addirittura migliaia di pezzi. L'esempio lampante è la numero uno di tutte le collezioni dei marenghi. Allora, Potete decidere nella vita di non fare una collezione di marenghi e questa eh, è una scelta assolutamente eh, che potete fare tranquillamente, ma se decidete di fare una collezione di marenghi, beh, quando c'è la possibilità di avere una moneta su tutte, che è il marengo di Marengo, Elena, non si deve eh, voltare la, la testa come quel cavallo di per sé. Anche se vi piacciono le innovazioni, le esatto. novità. Esatto. Le monete che hanno... Sancito un'epoca, un grande cambiamento, una vera e propria rivoluzione che poi, tra l'altro, è nell'uso e costume di tutti noi perché quel sistema decimale continuiamo a utilizzarlo anche noi i nostri giorni. Ma prima di questa moneta non esisteva, ehm, non si sa dove si può partire a descrivere questa moneta. È una moneta dal fascino anche questo, eterno. Eh, la potete vedere, la dea Minerva, quindi un'ispirazione comunque che. Parla e guarda anzi, soprattutto al lontano passato glorioso, passato soprattutto romano. E poi una scritta che fa venire i brividi se si pensa al 1801, L'Italie délivre a Marenco, l'Italia deliberata a Marenco. Allora, proprio durante la battaglia di Marenco, la vittoria delle truppe francesi, la, la cacciata degli austriaci, che si libera, che si fa marco da Marengo in avanti uno sprazzo di libertà per l'Italia, tale doveva sembrare. Questa libertà viene addirittura sancita con una moneta che fa storia e che mi sento di dire che non può mancare nelle vostre cassaforti, nelle vostre case, nelle vostre cassette di sicurezza. E un marengo a tutti gli effetti, quella L addirittura Amedeo Levi, uno dei più grandi incisori dell'epoca, fu chiamato a realizzare... Questa rivoluzione copernicana della numismatica. Napoleone, quel Napoleone Bonaparte ebbe, attraverso anche chiaramente la consulenza di addetti ed esperti, l'intuizione che se si doveva fare un grande impero e riunire tanti territori, la moneta era fondamentale. E avere una moneta in qualche modo che parlasse dei valori che si parlassero tra di loro sarebbe stato vincente. Eccolo là. 20 franchi, neuf, cosa vuol dire? Il primo anno di missione secondo quello che era il calendario dettato. Libertà, egalité non abbiamo fraternité, ma abbiamo iridagna, che è la terra bagnata del po'. Questa è la prima moneta, probabilmente mi sento di dire, con la scritta Italia, sebbene in francese, ed è il primo marengo in assoluto, raro, fatto nella zecca di Torino. Fatto in pochi pezzi, e come sempre le monete che poi sono legate a dei personaggi controversi come Napoleone. Spesso poi sono state distrutte e fuse. Nei secoli dopo, pensiamo alla Restaurazione, ma alla stessa Restaurazione Congresso di Vienna non poterono nulla contro il sistema decimale. Questa è una numero una, ed ha. Avere collezionato. Ed eccolo il catalogo dei Marenghi che proprio va ad accompagnare questa importante collezione. La copertina di questo catalogo non poteva che non essere dedicata proprio al Marengo di Marengo, che come Elena ci ha raccontato, è davvero un punto di partenza e anche di arrivo perché la sua rarità e quello che dicevo prima, che ne giustificherà anche la richiesta, è data dal fatto che fu coniata in soli 24.000 e 268 esemplari. Ma questi 24.268 esemplari, gentili ospiti, nel momento in cui poi questa moneta fu superata e eh, entravano in circolo le monete dei Savoia, entravano in circolo le monete poi prima del Regno di Sardegna e poi del Regno d'Italia, viene ritirata e portata a fusione, quindi eccola la grande rarità parte rara dalla nascita, lo diventa ancora di più in vita e diventa quindi un grande e importante eh, pezzo da collezione. E in più viene collezionata da tutti i collezionisti Brava. europei di Marenghi, perché un numero uno per tutto non è una moneta italiana piuttosto che francese, piuttosto che belga. Brava. Chiunque collezioni Marenghi, che sia francese, spagnolo, abbiamo 20, visto 20 peseta, certo. abbiamo visto le monete, non può prescindere da avere questa. Quindi ma è infatti, difficile averla proprio trovarla. così come chi, già, chi di voi sta facendo come tutti tanti collezionisti italiani la collezione di Marenghi e sceglie quelli europei per dare il giusto contorno no, a questa collezione come diceva Elena correttamente chi colleziona i Marenghi di Spagna in collezione al Marengo di Marengo, che collezione i pareghi di Francia, ha in collezione il Marengo di Marengo, e così via in Grecia, in, in Olanda, in Germania, perché questa è la moneta che ha generato tutto. Questi sono i trattati europei ante l'iter. Ma allora, chi di voi... Voglia veramente fare la scelta unica per dire io la collezione di Marenghi non la faccio, non voglio in, in partire in una raccolta ancorché poi facile da costruire in base alle nostre esigenze. Ma vuole la grande moneta rappresentativa di quell'epoca, allora il Marengo di Marengo, questa sera al 40% di qualità ha 5.120 euro o chi invece la collezione di Marenghi l'ha cominciata diamo pure la grafica dell'8-18 chi l'ha cominciata e sta tentennando tentenna male perché? perché giustamente si può decidere questo io lo dico di rimandare magari la scelta di un altro tipo di Marenghi sempre importanti ma magari più comuni e più facilmente ripresentabili ma il Marengo di Marengo quando passa avete confermato già qualche moneta state aspettando i nostri consulenti Fatevela mettere da parte. È follia non farlo. Allora, poi, quando avete sul tavolo il vostro Marengo di Morà di Maria Luigia, la, una moneta di Torio Terzo, un collo lungo, quello che avete confermato, tenete l'occhio fisso su quel Marengo di Marengo e ricordate, ripetete al vostro funzionario che avete di fronte le parole di Lorenzo. Dice: Ma guarda che Lorenzo mi consigliava il Marengo di Marengo. Allora piuttosto, lo dico io, rimandate la scelta di altri marenghi, vedete ci sono dei livelli differenti, allora la Maria Luigia, il Murà, il marengo di Marengo, questa prima parte, Milano, Venezia, prima del, del, diciamo, del congresso di Vienna, sono sicuramente i, i, i marenghi più importanti, più rari e allora quando ci sono metteteli da parte, la scelta di questa conferma non è un acquisto, è una conferma in visione, la conferma in visione non vi impegna. Non vi impegna, vi mette in condizioni di scelta privilegiata. Sono le 22.39. Io volevo poi fare un piccolo riassunto perché so che questa è l'ora in cui tanti entrano in segre. trasmissione. Abbiamo, e ve lo faccio vedere in anteprima, ancora un bell'espositore che non abbiamo uh, visitato insieme. Bene. Ma ti prego, Alberto, sì, facciamolo perché vai a scorrerlo. Perché, signori, abbiamo parlato di divinità greche. Abbiamo parlato di grandi aure romani e questa sera credo che non possiate non dirlo. Il Nerva ner uno per e Quel Nerva, quel Nerva. Quel Nerva è un... se non non, non fatemi. Lorenzo inizia a fare i nomi. Sì, no, non no, voglio fare no, i nomi. Ma tanto, tanto chi, chi, chi deve capire intende, chi deve intendere intenda. Non rinunciate a un aureo di Nerva al 60%, non rinunciate all'aureo di Nerva più importante e più raro e di, gran, di, di, di qualità maggiore passato nelle disponibilità di Boraffi. Ric... Per, chi, per chi colleziona monete romane, è un po' la moneta della vita, sì, eh, senza, può essere senza. la moneta veramente quella dove tu. Due anni e mezzo di impero scarsi, due anni scarsi, perché poi in metà del 68. è, è un pezzo poi. Eh, no, scusa, del 98. No, scusa, del 96. Un pezzo del 96, no, 96, 96 e un pezzo del 98, 98, quindi un anno e mezzo, due anni scarsi. Ecco quindi, grande rarità alla nascita, parlavamo di tiratura, e di disponibilità. Le monete di nerva si scelgono quando ci sono anche, eh, come si dice in termini tecnici, come dei chiodi, quindi completamente lise. Qui abbiamo la leggenda... Perfetta, l'immagine di Nerva Aydin, la stampa oggi pomeriggio mi diceva ma non mi sembra neanche Nerva, è Augustea come immagine sì. e richiama sì, sì. veramente la forza di un uomo che aveva già 66 anni ma che evidentemente è stato ritratto con un occhio di no, attenzione. Ma poi ho riflettuto che è proprio la grande qualità che è permette certo. di vedere ancora meglio la nobiltà dei suoi lineamenti è. e la bellezza... Della, se voi prendete, voi che magari avete già un catalogo a casa vi incuriosite, prendete la pagina chiaramente dedicata a Nerva, Laura laurea di Nerva e vedete le immagini di questa sera vedete veramente la grande e bellezza e ho chiesto alla regia, alla regia di mettere come noi sempre facciamo perché a me non piace macchia, chiamate centralino, prezzo i prezzi sono prezzi di catalogo signori presi dal catalogo Bolaffi 2017 che indicano la qualità esattamente espressa. Quindi non c'è da uh, nascondere nulla e anzi ne vado orgoglioso di quella richiesta perché questa è una moneta che su qualunque mercato internazionale, questa è una moneta che se noi portiamo in un'asta di Dubai altro che 51 mila euro, se noi portiamo questa moneta a San Pietroburgo, nelle aste dei nuovi ricchi, eh, ci sono i giovani eh, ricchi e eh, ci sono i, gli oligarchi che... Se, si fanno una, una tranquillamente risata di fronte a questi prezzi chiedono allora, se... il rovescio di Nerva perché il rovescio è altrettanto è... affascinante il rovescio è quel rovescio di nuovo che. È quasi un augurio spacca. di una concordia esercito. Esatto, che spacca anche la tradizione. Non c'è una divinità, non c'è un'allegoria. Ci sono due mani, due guanti che si vanno a stringere. Ed è la mano dell'imperatore e la mano dell'esercito. E l'aquila legionaria trasportata e piantata sulla prova, prova di una nave. Concordia dell'esercito. E ci state pensando e ci state ragionando. E avete bisogno di un. Pagamento lungo dice: Ma qui in Bolaffi si può pagare in tre anni. Si può pagare in tre anni. Pensate che ci sono formule di, di frazionamento del pagamento che portano, grazie a veramente dei comuni finanziamenti, come si fanno in qualunque azienda commerciale, a scoprire che queste monete le puoi comprare con uno una cifra veramente mensile bassissima. Ma non è nostra abitudine mia in particolare. In un discorso unilaterale fare gli esempi, me la paghi così, me la paghi così. C'è chi mi dice Lorenzo, a me viene comodo fare in questo modo, c'è chi mi dice guarda te la pago tutta a fine anno perché ho un bonus, c'è chi dice io voglio fare il finanziamento a tre anni, a quattro anni, come devo fare? Ognuno di voi lo può fare nel modo che vi tiene più giusto. Ma quello che diventa errato è il rimandare di fronte a questa opportunità. E a rimandare di fatto questa opportunità. Ladriano con la Lupa Capitolina. L'Adriano con la Lupa Capitolina che io voglio definire non tanto un'aureo di Adriano, ma l'aureo della Lupa Capitolina a 15.000 euro, a 15,2. I nuovi telespettatori. Sto parlando con tante persone in queste settimane, grazie anche alle nostre campagne pubblicitarie, che mi dicono vorrei iniziare a scegliere qualche moneta, non tante, ma proprio per mettere. Una, un po' di, eh, delle mie risorse, del mio patrimonio su mo un mondo di concretezza, tale le monete romane. Se all'ascolto, quell'amico, quell'amica, quel telespettatore, magari che si approccia a questo discorso, queste, una, queste sono le monete da scegliere, queste sono le monete da considerare. Allora, Alberto, possiamo fare una carrellata? Ci siamo quasi. Allora, mi fai vedere, perché l'ho promesso e poi ci torniamo su questo espositore. Signori, ho parlato di Auguste. Uh, ne abbiamo parlato proprio per ringraziarvi della, della segnalazione della qualità del nostro, della nostra trasmissione, abbiamo detto che regalavamo il catalogo, ma guardate un po' che cosa abbiamo preparato. E poi quando hai finito la cavellata parti pure con, la, con questa cavellata con una cavellata che aiuti tutti a rivedere un po' il set e tra qualche minuto poi ripartiamo sulle vostre richieste e su queste monete delle auguste imperatrici. Eccoci, buon, um, siete, siamo rientrati, scusate eravamo ancora al telefono. Abbiamo, <ride> sì, le richieste, le, le richieste, monete. Sì. Allora, allora, andiamo a vedere le imperatrici. Intanto poi eh, ritorneremo sulle vostre richieste dei Marenghi, qualcosa ancora di disponibile. Se abbiamo esaurito forse... Eh, anche su quelli italiani, certo direttore. Chi ha piacere, vale la Facciamo pena confermare qua. questa sera i Marenghi perché eh. è sempre più difficile eh. trovare non avevo. <ride> Confermate allora. adesso e magari pagate anche poi con calma, ecco. Però le monete vale la pena sempre confermarle quando ci sono. Sarà banale ma è così. Allora signori, ehm, c'è un capitolo di grande fascino sia dal punto di vista estetico, ma questo ormai eh, forse Elena noi non dovremmo neanche tanto enfatizzarlo, ma eh, verificare se effettivamente da parte vostra c'è la stessa sensazione. Perché Uh, altrimenti sembra che insomma, sia un po' costruito. Noi ci emozioniamo di fronte a queste, a queste grandi uh, meraviglie, perché non è banale è pensare vero, al fatto che siano manufatti. Che siano però no. è vero che la televisione, ahimè, forse non aiuta eh, moltissimo sì. le monete, quindi forse la nostra enfasi è anche un po' per incuriosirvi, per farvi vedere esatto. voglia e poi di vederle dal vivo. Allora, disponibilità questa sera di una selezione di monete d'argento di oricalco ed oro dedicate all'anello mancante, come ormai mi è piaciuto definirle, cioè alle monete dedicate dagli augusti imperatori alle proprie mogli, figlie, mamme. E in questo caso andiamo anche questa sera a vedere delle grandi anteprime. Sul discorso delle imperatrici, io vorrei che fosse chiaro, ancora prima di vedere le monete, che lo sforzo che stiamo facendo in queste prime settimane è uno sforzo enorme, siete in tanti state apprezzando no, dobbiamo partire qua. state apprezzando le grandi proposte abbiamo ancora stasera qualche anteprima con la possibilità e di andare già sul grande aureo oppure di eh, godere, valutare di bei sesterzi e dei bei denari a condizioni veramente apprezzimiti, apprezzimiti. che è un, un po' saluto, che non dicevamo stato saluto nostro, nostro amico, amico, amico Pietro allora, andiamo a vedere Guarda, dammi questo sesterzio, mi piace, mi piace perché? Perché abbiamo un sesterzio, un sesterzio dedicato da Marco Aurelio. Quindi, ecco una precisazione: queste monete sono monete coniate durante il regno di un imperatore, quindi, non sono monete che eh, vivono in parallelismo, sono assolutamente. monete assolutamente legate a quell'imperatore. Che potevano circolare che con lo stesso valore facciale. Che avevano lo stesso valore facciale, che erano scambiate con altri sesterzi in questo caso di quell'imperatore, ma che sul, sulla moneta non riportavano il volto dell'imperatore, ma quello dell'Augusta. Andiamo a vedere il primo. Eh, quando si vedono le, le imperatrici, è certo che eh, l'aspetto la, è eh, quell'aspetto di quel traiano che abbiamo visto così forte così ehm, soldato quasi violento si ammorbidisce sì, così nella, rude, nella... così forse un po' eh, spartano sì. anche se siamo a Roma però di fatto era così sì. soprattutto le monete dei primi secoli quelle delle consorti come hai detto tu, delle mogli ma a volte delle madri delle figlie degli Augusti sicuramente invece sono ingentiliti c'è un'attenzione a quello che è la capigliatura, ai vestiti, alla raffigurazione. Fa tutto parte comunque sia di un'usanza un legata più sicuramente al mondo femminile, ma fa parte anche di un'attenzione e un gesto di devozione nei confronti delle donne, delle grandi donne che hanno fatto l'impero romano. Terza figlia, sì, figlia di Marco Aurelio e Faustina Minore, sorella. Maggiore del futuro imperatore Commodo, signori Annia Aurelia Galeria lucilla moglie in prime nozze di Lucio Vero, poi Lucio Vero morirà e sposerà Tiberio Claudio Pompeiano, visse all'ombra di suo fratello Commodo, arrivò a non giustificare più le nefandezze, le stranezze, i capricci di questo Commodo. Partecipò nella costruzione addirittura di una congiura nei confronti del fratello. Congiura che Commodo però eh, riuscì a sventare Sventò. e che vide poi una brutta fine sia per quanto riguarda i, ehm, diciamo, gli autori di questa congiura: che furono subito giustiziati. Le donne della congiura, tra cui ricordiamo, Lucilla fu prima esiliata a Capri e poi in una seconda istanza uccisa e giustiziata anche lei. Qui però la ricordiamo forse un po' nel giorno delle nozze fondamentalmente. Sì. Quel Marco Aurelio, suo padre, che aveva associato all'impero Lucio Vero, in qualche modo organizza queste nozze della sua figlia Lucilla con Lucio Vero. Nel giorno stesso delle nozze le concede il titolo di Augusta ed allora... Può essere raffigurata sulle monete dello stesso Marco Aurelio. Hai detto bene tu: ed è fondamentale che voi, telespettatori, capiate la rarità e l'importanza storica e numismatica di queste monete. Questo a tutti gli effetti, un sesterzo di Marco Aurelio speciale, speciale, speciale più me. raro, più difficile da trovare. Forse un po' più, in qualche modo, inizialmente potremmo definire quasi dei intenditori, delle persone speciali, ancora più curiose, ma assolutamente va collezionato al pari di un sesterzo di Marco Aurelio, anzi con quell'attenzione alla rarità rit ancora superiore. Ma la, la richiesta per questo sesterzio di Lucilla... Del 164 d.C. pensate 1210 euro. 1210 euro. Eccolo la, quella scintilla eh. che aiuterà tanti collezionisti a dire: bella, finalmente questa idea di avere la completezza della mia collezione associando in questo caso a Marco Aurelio, a Lucio Verri, a Commodo, vedete con una moneta in qualche maniera andiamo a realizzare il collegamento con questi tre grandi augusti. 1210 con la Dea Vesta sul rovescio con in mano il Simpulum e, in, e poi la mano protesi in avanti col Palladium, questa eh, figura che abbiamo a ricordare che ci riporta veramente una divinità primordiale, quasi di origine etrusca, se ben ricordo. Bene, 1210 per il se stesso di Lucilla. Dammi ancora il diritto, ti prego, perché questa moneta al 30% di qualità con una patina meravigliosa e grande possibilità di conferma. Ma voglio andare avanti perché. Alla moneta di Lucilla, andando anche a seguire un po' quello che è l'ordine cronologico, la storia, andiamo ad affiancare e a valutare una moneta d'argento e andiamo a parlare della dinastia dei Severi, andiamo a parlare di Settimio Severo e ancora più del figlio di, della, di questa coppia imperiale. Settimio Severo sposa Giulia Domna, avranno due figli, Geta e Caracalla. Che famiglia? Che famiglia, eh? e abbiamo disponibilità di una moneta, di un denaro proprio di Giulia Domna, un denaro di Giulia Domna, sì, proprio quello. Dammelo pure in primo piano, così come lo sto vedendo. No, ma va benissimo così. Guarda, lo vedo molto bene. Siamo anche un po' più rapidi. Giulia Domna, Giulia Domna, eh, questa matrona romana in questa raffigurazione. Veramente severa, severa, non tanto perché eh, moglie dei severi, ma proprio severa nell'atteggiamento quasi mascolino. Giulia Domna, il in questo caso parliamo di un denaro fu coniato nel 211-217 e fu coniato proprio durante il regno di Caracalla durante il regno di Caracalla pensate la possibilità di una scelta così bella 40% la qualità il lotto numero 8 la richiesta 400 euro 400 euro signori eh, andiamo a vedere il certificato, andiamo a vedere sì, la moneta. Per far vedere veramente che ogni moneta, anche quelle l'abbiamo detto, lo ricettiamo, i prezzi più miti, i prezzi più facili, i prezzi che vi invogliano a collezionare ed acquistare monete, 400 euro, veramente è inutile fare paragoni con quello che con 400 euro si può acquistare. Qui è questa la grande storia, la grande numismatica. Con l'expertise Bolaffi che Lorenzo ora vi mostra. Allora, siamo a fine mese, siamo ad aver concluso un primo trimestre, tutti quanti a tirare dei bilanci. Ma attenzione, la uh, trasmissione, la nostra ormai abituale, il nostro abituale appuntamento, appuntamenti che si sono anche eh, distribuiti nella settimana, il lunedì dedicato alla numismatica dalle 18 fino a mezzanotte, il martedì domani nella Grande Filatelia anche qui dalle 17 alle 24 con una pausa di un'ora tra le 20 e le 21, la puntata del venerdì di nuovo per la numismatica, la domenica pomeriggio, ecco tanti appuntamenti, ma quello che io consiglio sempre di fare è laddove c'è Interesse su un oggetto, su una moneta piuttosto che sull'altra. sì, eh, fine mese. Lorenzo, devo riprogrammarmi. Intanto fatti mettere poi. Magari ci vediamo a fine aprile perché non è che c'è. Domani mattina viene uno a suonarti alla porta e dire guarda, che qua c'è la moneta che hai scelto. C'è il buon eh, modo di sentirsi al telefono domani mattina, nei prossimi giorni e dire questa Giulia Domna 400 euro subito. Quella lucilla subito e attenzione, non fatevi come si suol dire la bocca buona della disponibilità di queste prime settimane di monete delle imperatrici. La Bolaffi ha deciso di dedicare grande spazio a questa collezione, addirittura un catalogo, eh, il catalogo che vale anche dalle 11 a mezzanotte, l'ho detto prima e per correttezza lo dico anche adesso. Io chiedo sempre ogni tanto un testo sulla qualità visiva, cioè ci ricevete bene, la trasmissione la vedete bene? Ci chiamate per favore sul 346 oppure sul mandate un messaggio per dirci se ci ricevete bene e come l'audio, come il video, insomma. Chi ci chiama riceverà un piccolo pensiero da parte nostra, senza impegno, senza conferme, senza Qualcuno che venga a casa vostra, c'è cioè in omaggio questo bellissimo catalogo proprio dedicato alle Auguste Imperatrici. Fresco proprio di. Esatto, dove troverete stampa, tutte eh? le informazioni. E questo lo dico al centralino: chi ci chiama è sufficiente, se ha voglia di lasciarci i propri dati, e riceverà in omaggio a casa questo bello catalogo. È un bel modo anche per rileggere la storia dei sì. grandi imperatori, dei grandi personaggi che hanno fatto grande sì. l'impero romano. Da un altro punto di vista, da un punto eh di beh. vista femminile, che forse proprio la storia, ha, per tanti anni, ha un po' messo da parte e dimenticato, ma invece la tendenza, dal fine del 1900 oggi, è proprio una riscoperta di una storia di taglio femminile. In questo, la Bolacchi è stata dietro a quei tempi, con i grandi storici internazionali che vanno a ripescare veramente i grandi personaggi femminili che un po'. Per tradizione, magari sono stati in qualche modo leggermente accantonati dalla grande storia, ma quella numismatica, che invece è molto più oggettiva, le monete ce l'ha con le grandi, grandi matrone romane, quelle auguste, come stiamo vedendo Giulia Domna, che hanno avuto in qualche modo l'onore perché questo era un grandissimo onore di essere sui diritti delle monete dei propri. Uomini, in questa casa del figlio, in Perri Caracalla, denaro di Giulia Donna. Il lotto numero 8, la richiesta 400 euro. Un capolavoro, è davvero. È un peccato non prenderla. eh? Sì, sì, ma io, guarda, ma Elena, in... io, è inutile. Io e te lo sai, facciamo queste trasmissioni da anni insieme e tu, che hai una buona memoria, ti ricorderai quando, tra magari un anno e mezzo, diremo: Ve lo ricordate Giulia Donna 400 euro? Con adesso, i nuovi listini, con la difficoltà listini. di trovare le monete in grande listino qualità? I listino hanno zero. ecco Chi dovesse cominciare una raccolta oggi ve la consiglierei assolutamente perché queste monete hanno solo un percorso obbligato, che è lo stesso che hanno avuto i, i grandi imperatori, cioè listini che possono crescere e cresceranno. Abbiamo disponibilità, ve le faccio vedere eh, tutte e tre insieme. Mi dai un'immagine aperta delle prossime tre monete per cortesia? Alberto, perché qui abbiamo un piccolo ma importante regalo che possiamo fare a uno di voi. Perché non c'è eh, cosa più bella che avere la completezza, vero E Queste completezze si hanno all'inizio. La completezza eh. si hanno proprio all'inizio. Quando ci mettiamo mesi se non anni per creare una nuova collezione o comunque un'integrazione di una collezione, allora abbiamo tutto il tempo di andare a cercare. Dove dai collezionisti privati ma nelle grandi anche asse internazionali selezionarle per voi certo. le grandi rarità e la grande competenza. Lo sapete che per qualsiasi moneta romana la Volaffi prende in considerazione le tre tipologie di monete secondo seconda metali: il laureo, il denario e il sesterzio. Qui abbiamo fatto un piccolo grande miracolo. Allora, c'è una importante Augusta, una. Augusta che fu tra l'altro imperatrice, eh, quindi governò l'impero romano da sola, quando il marito, che fu il grande imperatore, Traiano Decio, ricordiamo imperatore che arrivò a, sicuramente a essere tale dopo da grande soldato quale era, fu mandato in Serbia, da cui arrivava a sedare una rivolta e la rivolta non solo riuscì a sedarla, ma addirittura fu nominato e acclamato imperatore, fu costretto in qualche maniera a viaggiare su Roma, fu raggiunto nei pressi di Verona, fu raggiunto nei pressi di Verona da Filippo l'Arabo che fu mandato da Roma per respingere. Traiano Decio, Traiano Decio invece vittorioso, marciò su Roma e lì fu acclamato imperatore. Bene, signori, con piacere, e anche questo è un inedito, serata pazzesca, Ania, Eregna, Cupressegna e Truscilla, la sua fedele moglie e compagna, nonché imperatrice, alla sua morte. Andiamo a vedere queste, ecco bravo, così. Sì. Così, questa bellissima visione di insieme. Bene, eccolo qua. Abbiamo disponibilità della moneta d'oro, dell'aureo. De... Allora, gli aurei delle imperatrici sono qualcosa di straordinario, di favoloso, di molto raro. Abbiamo disponibilità dell'antoniniano d'argento e abbiamo disponibilità del sesterzio. Sì, ti prego, cominciamo a far vedere le due monete d'argento e, e, e di bronzo, e di ricalco. Perché tanto che vi do la quotazione, perché così possiate rendervi conto dell'opportunità. Me le metti affiancate nella nostra culla l'argento e il bronzo, tutte e due, perché, perché le voglio offrire insieme, le voglio offrire insieme Elena, non Giusto. mi sento, allora sull'aureo poi faremo un discorso, ma sulla moneta d'argento, sull'antoniniano d'argento e, e sul sesterzio che vengono proposti l'Antoniniano in qualità 50% a 375 euro e il Sesterzio a 1.000 euro, 1.500 1500. Eh. quindi a 1.380. Allora, qui davvero vanno scelti insieme. Chi li sceglie insieme avrà anche possibilità di... Sì, sì. Ha la possibilità di una piccola attenzione al centralino. Andiamo a vederle perché sono qualcosa di meraviglioso. La meraviglia sta nella grande e importante conservazione, nella grande e importante presenza di queste di, di divine auguste. Queste auguste sono rappresentate come delle divinità, sono acconciate come. Eh, Nell'epoca romana si usava, le acconciature femminili sono studiate. Un'attenzione un e una ricercatezza quasi un po maniacale, si direbbe, sì. sempre più articolate, sempre più complesse. Man mano, tra l'altro, vanno avanti i tempi, gli anni, i secoli, fino ad arrivare veramente a una composizione che fa parte di. In questo caso c'è addirittura anche un diadema posto sulla testa di Etruscilla che diventerà Augusta molto probabilmente non si hanno sempre delle notizie certe su questi grandi personaggi ma probabilmente addirittura nel 249 anno in cui prese il potere il marito quel Decio di cui abbiamo detto fai bene a non dividere queste perché sai benissimo la difficoltà con cui sì, veramente sì. l'ufficio acquisti ha voluto farci la sorpresa in qualche modo per noi un po' un regalo poi di portarvi, perché siamo molti più contenti quasi noi, questo veramente trittico e incredibile. Vabbè, Lauro, lo teniamo un attimo da parte. No, vediamolo insieme, sì, sì, vediamolo insieme. Sul diritto della moneta d'argento troviamo proprio l'immagine di, di questo capolavoro artistico, questo, eh, questa miniatura, questa realizzazione. È incredibile, guardate che bella, questa è un'unica, è una statua, un volto che ci ricorda di il museo dei Vaticani, il busto diademato e drappeggiato di Etruscilla su un crescente di luna, con i capelli raccolti in una treccia che risale sulla sommità del capo, guarda quel crescente di luna in basso. E signori 375 euro. Signori 375 euro per una delle prime disponibilità di monete delle grandi Auguste, la vostra. Ma se avete confermato avete, le monete di Traiano cioè, Decio, non potete poi non fare il passo e andare a prendere le monete che Traiano Decio sotto il suo impero, non le sottovalutate. Sarebbe, scusate se mi permetto di dire, sarebbe un errore. Sì. Sarebbe tra l'altro un errore non approfittare di quando la Bolaffi lancia una collezione che diventerà una collezione ufficiale. In un catalogo di prossima venuta saranno affiancate chiaramente, saranno tutte messe insieme. Giustamente, queste monete, secondo un ordine cronologico, legate ai grandi imperatori. Ma se avete scelto le grandi realtà, le grandi monete, per arrivare addirittura a Lauro sulla copertina dell'ultimo catalogo degli imperatori. Le monete di Triadon Deccio non potete, mm. scusate se mi posso permettere, non acquistare, non confermare in visione queste monete. E il salto di qualità. Allora, qualcuno per cortesia dei distratti telespettatori, mi fa eh, no, un piacere personale nell'indicarmi quali difficoltà sta incontrando questa sera? nel valutare in conferma gratuita, senza impegno, i capolavori che stiamo proponendo, perché io mh, sempre più devo misurare anche lo sforzo che chiedo alla proprietà, alla direzione, nel concedermi l'esclusiva su queste monete, nel concedermi l'etroscilla che sul rovescio ci porta una, un, di nuovo un'allegoria mai vista, la pudicizia che si associa a una... Donna, guardate che non ci sono rovesci di monete romane di Augusto Imperatore con la pudicizia. La pudicizia che ha un gesto anche interessante, che solleva leggermente il velo. E allora non vi fermate all'immagine che vi arriva a casa dai teleschermi, perché queste monete meritano e gridano di essere viste a casa vostra. 1000 euro per la moneta di bronzo di Ricalco e 375 euro per la moneta d'argento. Che tra l'altro è il 50% di qualità quindi, di nuovo, una grandissima il lotto, qualità: il 10% è la moneta de, di argento e il 9% la moneta di bronzo. Allora, i collezionisti di sesterzi stasera con quel sesterzo di Lucilla a 1,200 con questo Antoniniano dietro Scilla con Giulia Domna a 400 euro. Io, sinceramente. Prendo coscienza, direttore, di non, di non favorire più i nostri telespettatori nella scelta di queste anteprime laddove non c'è l'interesse. Li Io vi chiedo, mi fate ecco questo, questo regalo stasera. Adesso, 23 e 15, telefonate, non confermate nulla se non vi fa piacere. Mi dite attraverso Cristina, Alessandro, tutto il centralino se queste monete delle imperatrici hanno colto... Il gusto, l'attenzione e vi stanno, eh, come posso dire, eh, state, stiamo riuscendo a darvi la consapevolezza dell'importanza. È epocale questo momento, questo è l'anno zero. Quando io sono entrato in Bolaffi, vi faccio un esempio che non c'entra niente che non metterò male, mi ricordo che ebbi la fortuna di presentare un 500 lire con le bandiere controvento, con le vere, con le famose bandiere controvento. Ogni tanto la vedete dietro di me. E mi ricordo, mi ricordo, che io appena arrivato in Bolaffi mi stupivo di come una moneta d'argento del 1957 fosse venduta a 9.000-10.000 euro. E eh, mi dicevano i miei superiori, mi dicevo guarda che Lorenzo non solo eh, vale questa cifra, ma consigliala perché è una moneta che ha punti di partenza e di crescita importanti. E negli anni quello che era un listino zero ha confermato questa tendenza. Allora io non mi sono trovato in tante volte all'anno zero di presentazione. Se su queste monete delle, delle divine Auguste vi stiamo Portate quello qua il 500 lire con le bandiere contro me. Vi stiamo portando le anteprime. Vi ho fatto vedere due auri, ma è inutile che vi do le quotazioni degli auri se non sento da parte vostra questo vi sto chiedendo. Visto che siete svegli, siete ancora all'ascolto? Ci siete? Tutta la sede degli ingegneri, tutta la sede di Luciano, tutta la serie di Luigi, tutta la sede. tutti scherzo, tutti i collezionisti, siete all'ascolto. Mi fate una chiamata al centralino e mi fate sapere? se questo tipo di raccolta vi sta piacendo. Puoi comprare, non comprare, confermare, non confermare, è bontà vostra è scelta vostra. Ma io ho bisogno, è un dato importante che vi chiedo. E guardate, vi ringrazio mandandovi il catalogo in omaggio, perché davvero non si chiede, eh, si entra sempre in punta di piedi a casa vostra e io se vi faccio delle richieste, e lo faccio perché anche costruire sempre di più delle, delle proposte giuste per voi. Giuste per voi. Allora, allora andiamo a parlare, andiamo a riparlare meglio. Allora, io sinceramente rimango un po' stupito, okay. e qui, qui devo, devo fare questo, eh, di, un, eh, di una, eh, direttore, ci sono, ci, vuole, ci, vuole. ci sono serate in cui Quando bisogna ci... essere anche un po' più, eh, come posso dire forti nella propria rappresentazione, non perché ce ne sia bisogno, ma perché bisogna smuovere un po' gli animi. Io ho presentato, ho offerto, ho venduto qualche statello di Persefone, qualche didramma d'argento di Persefone, ho venduto delle monete d'oro di Persefone a 15, 20, 30 mila euro, ma non avevo mai visto un cavallo sul rovescio della moneta cartaginese, il cavallo è normalmente associato alla moneta cartaginese, che i migliori e più abili autori, scultori moderni non si misurerebbero neanche con la difficoltà tecnica di realizzare un conio così esplicito, così complicato, un cavallo che ruota a tre quarti la, il muso il vo, per andare in qualche maniera a raggiungere questa palma probabilmente per eh, chissà nutrirsi. Questo è il cavallo cartaginese, questa è la stella a otto punte, questo è un didramma di Persefone che se andiamo a misurare nella sua richiesta di 3615 euro è la moneta che dovrebbe cogliere l'attenzione di tutti. E non c'è collezione a romane, colleziono Regno, colleziono i Marenghi, colleziono il Vaticano, sono... Non mi distrarre, no. Io qui insisto in una maniera assoluta. Direttore, sì. come tocchi tu fai danni, guarda il, il monitor, ce l'hai farfallato. Ma volevo Io questo vorrei. Il premio a una serata così, e poi no, torniamo su quel nerva. Un pre, il premio a una serata così è cogliere la bellezza e l'importanza della moneta che ho tra le mani. Non passa. Posso, posso permettermi di dire che problemi. per una volta la moneta è più bella della scultura. Sì. Che quei dettagli di quei capelli, di quella spiga di grano che va a raccoglierle, del tondello, lo vedi ancora rovente il metallo quando lo fai vedere così, lo fai vedere ancora nella sua materia, quel colore della luna, dedicato a Persefone, una divinità talmente bella da essere rapita. È portata nel mondo dell'aldilà degli inferi questa è la moneta veramente che può fare la differenza anche mi permetto di consigliare a chi una moneta di persefone ce l'ha già in collezione no, ma... magari con una zecca diversa magari con un rovescio diverso eh, roba... qua è veramente una moneta da non perdere da matti, proprio da matti, state chiamandoci penso, la valuto no, ma non è da chiamo. pensare, questo è da chiamare e confermare in visione riconsiderare veramente l'antica Grecia perché dobbiamo ritornare all'antica Grecia mi dai l'immagine di repertorio, quella fissa perché magari sto facendo venire un po' di mal di pancia a casa eh? se l'abbiamo forse in, in eccola qua guarda, guarda i capelli No, i capelli, per quello che vi dicevo il, che è più bella il è più bello questo tondello rovente, questa moneta con persefone rispetto a una statua. Non può non affascinare, Lorenzo. Forse c'è distrazione. No, per carità, noi poi ci permettiamo anche un po' di, di solleticare la vostra attenzione, di, ma eh, sinceramente se ci stupiamo un momento è proprio perché... Um, ci fa un po' sorridere le tante chiamate, i tanti sms, i tanti messaggi, complimenti, che bella moneta. E poi scopri che 360 euro al mese e te la paghi in 10 mesi e non te ne accorgi. Ma e puoi beh. farlo anche più a lungo. Diciamo che bisogna più tempo. Bisogna pagare 30. Ma ci sono formule sono! E certo, che di è una grande rarità. Questo è un pezzo del 300 avanti Cristo. Quante ce ne saranno con un rovescio bello così? Attenzione, ma il rovescio particolare più bello non si paga di più, non fa ancora il prezzo in questo momento il Bolaffi. Il momento in momento. Bolaffi, in questo momento, quel rovescio incredibile, quel cavallo che ricorda poi quelli da cui ha preso poi De Chirico facendo i suoi cavalli perché è pazzesco, tanto è attuale e contemporaneo e tutto questo, come ha detto Lorenzo, con un colpo tra incudine e martello. È un peccato non vederla dal vivo, è un peccato non ragionare anche nei termini veramente di prenderla per avere un oggetto che faccia la differenza perché amate la storia, perché potete lasciare qualcosa nel vostro, un po' diciamo, paniere di beni no, che si, pensate. Questa non si chiude in una cassetta di sicurezza, ma questa no, si tiene questa si, si prende una bella cornice di quelle che abbiamo noi trasparente, ma in plexiglass è bellissima. Ce l'hai una cosa, ce la dai per favore perché questa è una moneta che si mette in, nel posto più visibile di casa perché Con ci orgoglio, si distingue orgoglio. non siate banali non siate aridi eh? perché avete appeso dalle pareti oggetti che avete pagato cento volte di più la prendo e vi faccio vedere io cosa si fa sì. avete tutto avete maxi, fa. Eh, no, è vero perché avete maxi esatto. televisori avete riempito giustamente le vostre case di belli oggetti, di design Saluti Edmondo. Guarda, guarda. Questo questo è quello che si deve fare a casa. Ve la regaliamo noi la cornice, che è una cornice fatta apposta per conservare e godere di questa moneta sul diritto e sul rovescio. Siate orgogliosi, illuminatela, dategli il punto più importante di casa vostra. Eh? Tanto que guardate, è arrivata Integra dopo più di 2300 anni come il viaggio, non si rovina, sarà lì per sempre. Guarda che roba, vado, vado. È lì per sempre, direttore. Vado, vedami, Queste è la sono arrivate qua. La metto 2500? qua. La metto qua. Così. Così si conferma stasera. Eh? Nella sua, nel suo sistema, guardate, è sospesa, è quasi eterea. Pensate, messa a casa con un, picco, un piccolo faretto, una luce un giusta, paretto, e quando cioè, vi vengono a trovare e dicono, ah, Maria, ah, Luigi, ah, Antonio, ah, Giuseppe, ma cos'è? E siete orgogliosi di dire che cos'è. È, È una moneta di, del, di tre, del 300 avanti Cristo. E poi quando vi chiederanno, ma come puoi possedere un pezzo così di antichità? Ho detto, certo, perché io ho il passaporto per questa moneta. Certo. Ho un certificato Bolaffi. Che non solo me ne garantisce l'autenticità, ma mi permette di trasportarlo serenamente, di possederlo in qualsiasi parte del mondo. Direttore, questo fa la differenza. Quindi non ci allontaniamo da questo, non esiste solo finita il finitario. No, Francia. se voi non vi lasciate affascinare da questo mondo, allora diventa. È quasi incomprensibile, scusate ai ma, miei occhi. No, ma è io, quasi incomprensibile. Io capisco quando. c'è la qualità, c'è la rarità. C'è Cartagine, c'è una città che non esiste più, che è stata rasa al suolo dai romani, ma aveva una cultura incredibile, aveva un gusto, uno stile, una classe. Erano invidiosi i romani in qualche modo di tutto questo, anche di Cartagine, e la bellezza delle loro monete. E' uno dei punti di un più alti dal il punto senso di, di vista conservazione. Di non, guardate che è anche un po' un, po un, un, un dovere morale, scusatemi il, la, forse l'esagerazione, conservare il passato. E per fortuna eh, si può conservare e questa conservazione è stata distribuita nel mondo è stata distribuita allora eh, veramente è l'attenzione se questa moneta ha attraversato 2000 anni quante ne ha viste quante ne ha passate se è qui è proprio perché c'è quel senso di conservazione che è dell'uomo inteso come essere umano e allora per, siate voi quella parte che trasmetterà alle future memorie queste monete, altrimenti poi ci meritiamo che vengano rase al suolo le, le vestigie antiche. Non ci, possiamo, non ci possiamo scandalizzare, non ci dobbiamo lamentare. Allora qui cosa si unisce? Perché poi dice Lorenzo, ma voi siete eh, cantastor. Attenzione, qui si unisce questi concetti importanti con un, un aspetto molto più concreto che è il risparmio, il bene rifugio e l'importanza di avere e di avere una scelta stasera. Che è fuori dall'ordinario perché io vi ho portato un aureo di nerva un aureo di nerva lo metto qua poi ce l'abbiamo un aureo di nerva e sono anni che mi chiamate Lorenzo ma caligola nerva nerva caligola signori c'è 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 e spettacolare. E non c'è un di nervo, ah, aureo di nerva, ma c'è l'aureo di nerva, l'aureo di nerva al 60% e l'aureo di nerva più incredibile che sottoscritto, la Bolafi tutta, ha visto. L'aureo di nerva al 60% che rimane. Su questo espositore che alle 23.29 non ha ancora avuto degna conferma dove la conferma non è un acquisto, 51 mila euro sono tanti? Sì, sono, non sono tanti? No. Allora questo è sicuramente soggettivo, ma diventano tanti quando non li vale. Ma quando i più importanti organi di stampa internazionale dichiarano che le monete sono sicuramente tra gli investimenti migliori a maggior resa e con maggior sicurezza, perché il mondo che stiamo vivendo è un mondo in cui non si capisce più niente, e allora avere in tasca un oggetto che tu lo prendi, lo metti veramente in tasca, te lo porti in giro per il mondo, tu e i tuoi figli, e allora Lorenzo calma! Lì c'è scritto 51.750, è vero. Ma guardate che ci poteva essere scritto anche 90.000. Ma quel 51.750 è il merito di avere un catalogo prezzi che tutti gli anni vi va a dare le quotazioni e non sono le invenzioni della sera o del pomeriggio che ci mettiamo lì a fare perché perché altrimenti non saremmo sul mercato da 127 anni. 127 anni significa che questa azienda e da 127 anni fa compravendita di monete. E allora io lo so che qualcuno dirà domani mattina mi chiama e mi dice lorenzo eri scatenato ieri sera. E io lo sono sì scatenato stasera perché capita una di quelle opportunità straordinarie. E poi eh, vabbè, e poi dice: Ma come faccio io? Sono già impegnato, ho già fatto delle scelte. Ho fatto un percorso e adesso mi trovo davanti a una, una vetta, vedo la strada, vedo la cima, vedo il punto d'arrivo, vedo un rovescio che è quello della concordia dell'esercito, che se vogliamo è ulteriormente valorizzante, queste due mani che si stringono, quanto sono state eh, premonitrici, è l'accordo, è la moneta che ti stringe la mano, che ti dice prendimi, confermami e portami con te. Dai. Cioè prima dell'arte c'è cioè, l'arte figurativa qui c'è un'arte concettuale. ma sì, ho detto. Qua è concettuale l'arte, è il gesto. il gesto, è il, gesto. il gestuale, non sì, è più la figura. Miliardi. Si parlava in quell'epoca di difficoltà, le malelingue parlavano di un esercito che non era tanto e troppo d'accordo con il nuovo imperatore. Perché lo vedeva poco militare, poco attento esatto. alle esigenze. E allora eccolo militare. qua i media. Del 96 d.C., c'è concordia tra l'esercito e l'imperatore. C'è la nave, non è un caso: le navi romane, le guerre romane che andavano a conquistare il mondo e c'erano i vessilli, le aquile, quelli per, si si per cui si eh? moriva, per cui si difendeva fino all'ultimo. E voi cosa fate? Non chiedete di vederla. Non, non chiedete di vederla. vederla. Dice, ma no, ma allora, trattato, non la posso comprare. Ma togliti la soddisfazione rischiamo solo noi, eh? Non è che rischi tu. Veniamo, te la portiamo, la, valo, la guardi, la valuti, ma... dici grazie, buonasera e eh, arrivederci. Ma ti sei tolto veramente una soddisfazione? Dice, cioè, ma perché fate questo? Fate il museo itinerante, ce lo possiamo permettere, ce lo possiamo permettere, sì, allora la Boraffi può investe su di voi, perché poi magari da questo incontro si ragionerà, ci saranno altre possibilità e allora a quel punto lì. Eh, si va, e poi? E poi? E poi? Si cade in piedi? No, non si cade proprio, perché poi io gli affianco questa moneta, perché l'altro cruccio di stasera... è un altro crucio. out, eh, un altro auro incredibile, con un, un rovescio altrettanto. Eh, eh dai, E l'imperatore di nuovo. Di nuovo? dedicato alla lupa... la storia, la storia attraverso le monete. Adriano, l'Adriano che abbiamo disponibile questa sera, è di nuovo un libro di storia. Un libro di storia dei nostri figli, i nostri nipoti. La prima cosa che imparano qual è la leggenda di Romolo e Remo, la nascita di Roma: questi due infanti abbandonati, allo, allattati, allattati da chi? Lupa. dalla lupa. E allora, eccolo qua il rovescio che spacca lo schermo. Laurea di Adriano con la lupa capitolina che allatta Romolo e Remo. E qui la richiesta diventa di 15,2,95 e qui dov'è di nuovo la grande, la grande scelta? Perché non stai pagando un centesimo in più per il rovescio, ma sorriderò io e sorriderà chi lo sceglie quando fra qualche mese si troverà un bel catalogo enciclopedico che dirà. Auri di Adriano con la Lupa Capitolina, magari ci sarà scritto 17.000, 18.000, non lo so. Auri di Nerva con la Concordia dell'esercitum 75.000 euro. E poi direte: oh mamma mia, che grande svarione che ho preso quella sera a non valutarlo. Dai. Guarda, è quasi una pubblicità, quell'aureo di Adriano. Se ci fosse una nuova pubblicità per lanciare un nuovo capitolo, quando lanceremo il nuovo catalogo, sì. la copertina e quel rovescio e forse l'emblema quasi di tutta la collezione, questo omaggio incredibile, lo sapevate benissimo, o ve lo diciamo che gli auri e i rovesci degli auri erano scelti dagli imperatori in persona. Questo ricongiungersi all'origine divina, mitologica, non mai disconosciuta di Roma da parte di un grande imperatore che lo sapete Arricchito dal punto di vista culturale, ha viaggiato, ha reso ancora più nobile l'impero che Traiano ha portato ai massimi confini territoriali. Qui, in questo auro, veramente avete quel misto di grande fascino dell'imperatore, la grande zecca di Roma e il rovescio che vi fa la differenza. Il tutto 15.295 euro per una qualità comunque superiore al nostro catalogo, quindi veramente un gran pezzo. Direi che questi sono i due lotti, Lorenzo, su cui dovremmo soffermarci. Io unisco, ma ci siamo già state molto, il di Dramma di Persefone perché quel cavallo di nuovo fa la differenza e non so se notate che forse abbiamo insistito su dei rovesci molto particolari, molto originali, dove l'animale diventa simbolo e nutre romolo e remo, dall'altra parte un cavallo, ma come non abbiamo mai visto, così attuale e dall'altra parte quel gesto di concordia, quello stringersi a patto le mani. Allora, Qual sono rovesci che si allora, trovano? Allora, io signori, così come ve li abbiamo presentati così rientrano nei nostri cavò no. accompagneranno sicuramente la soddisfazione di qualche collezionista. E di qualche ma... che nostro collega che la ti sta La ricchezza è di sì, di sì, che sono lì. Lai, eh, noi non è assolutamente, eh, come suol dirsi, un modo. Eh, io ho fatto questa scelta difficile, credetemi, la sto portando avanti come una bandiera, come un'aquila legionaria, quella di eh, insistere per in azienda per il lunedì sera delle grandi scelte. È diventato un appuntamento per voi e siete esigenti e ce lo chiedete, perché poi i commenti per fortuna arrivano, le conferme arrivano poi magari il mattino dopo, però non sempre io posso accontentarvi il giorno dopo, perché davvero credetemi, questi sono pezzi unici, sono pezzi... Che eh, i grandi già collezionisti, dove grandi, attenzione, il concetto di grande va anche un po' ehm, chiarito: grande è colui quale ha interesse a portare avanti una raccolta. Allora, dove ci sono le caselle, quelle caselle pensando ad un album, no? tipicamente il collezionista va a inserire in un album le, le monete. Ecco, quando passano quelle monete così eh, difficili da reperire. Magari si mette poi in secondo piano altre cose, ma non si perdono, diventa follia perché poi non c'è poi una seconda possibilità così ravvicinata. E chi gli auri di nerva ha 25-30 mila euro li ha persi, adesso si sta mangiando le unghie. Chiaro questo poi tra l'altro è una qualità pazzesca, ma la qualità, uno sforzo, lo sapete, io lo dico sempre, meglio uno in meno, ma di grande qualità. Allora, allora sono le 23.38, abbiate di che ragionare, di che riflettere perché ho le ultime disponibilità una sola per dei, tipo perché c'è stata la conferma grazie di quei marenghi d'Europa vi voglio dare anche per visibilità dei marenghi di Sardegna perché non ne abbiamo parlato ma anche se rapidamente sono a le vantaggio delle proprio, richieste. giusto all'inizio allora, della carriera ultima possibilità di scelta per Alfonso, eh, no, Alfonso... No, Alfonso XIII esaurito. esaurito. Abbiamo ancora un Napoleone, Napoleone III. III. 20 franchi, Napoleone III, imperatore, 775 euro. Qui veloci, ma eh, perché è giusto che sia così, Fate, sappiate eh, voi regolarvi. La regia adesso ce li farà vedere. Il 20 franchi di Napoleone III a 775 euro. Non so se abbiamo le immagini pronte dalla regia, non so se sono... Ancora? In questo abbiamo caso qualche... è l'otto numero 15. Sì, forse abbiamo qualche problema con la telecamera e quindi appena ci danno indicazioni. Allora, comunque, mentre aspettiamo, eh, state vedendo la collezione dei marenghi, una parte veramente molto bella dove svetta il marengo di Marengo, quella, mh, di nuovo quella grande perla che questa sera abbiamo portato. A 5120 euro un grande. Che di nuovo è una di quelle monete che dovremmo quasi mettere sull'espositore perché è una di quelle monete e il marengolo, allora, sì, forse da un certo punto di vista Prenditi più difficile i... da a trovare, due a, due. a due a due, quelli lì, sì. e poi intanto mi fai vedere: Anzi, no, mettiamo tutte e tre se vuoi quelli eh, in eh, che sono ancora disponibili. Sì, no, quelli li abbiamo in visione. Sì. Intanto mettiamo quelli, sì. Allora, mi dai per favore Enrico, se sei pronto. Una visione Napoleone di Napoleone III, Guglielmo II e Guglielmina. Oppure mi dai un cenno perché io sono fermo qui e mi dite cosa devo fare. Eccolo qua, grazie Enrico. Napoleone III, il 20 franchi, a 775 euro, Napoleone III che si lega davvero... Mani e piedi alla storia italiana Alla storia del risorgimento Alla storia dell'unità d'Italia Alla veramente a quel percorso Che lo vide intervenire A fianco dei, dei Savoia Proprio nella guerra contro gli austriaci eh? Sette, Esatto Quindi continua questa visione Di unione qui, Abbiamo l'ultima possibilità eh, amici: L'ultima possibilità Abbiamo, abbiamo disponibile anche, ancora il 20 Marchi Andiamo in Germania sì. Guglielmo II, Kaiser Eccola qua. È una moneta di nuovo con valore facciale 20. Pesa leggermente un po' di più di un Marengo, perché pesa quasi 8 grammi. Ma è una moneta di grande, indiscutibile fascino di nuovo europeo, ampio respiro. Andiamo avanti nelle collezioni. Mm, arricchiamole anche con quelle monete che sono fondamentali a livello europeo e sempre collezionate insieme. 1913, tra l'altro. Siamo un passo dall'anno 1914 dove proprio Guglielmo II Attaccare attaccherà la Russia, la Russia e scoppierà la, la, la prima guerra mondiale. E poi Guglielmina, la, la, la bellissima regina d'Olanda, anch'essa offerta 7,75, ultima disponibilità in conferma, approfittatene. Uh, come si suol dire? O adesso... O chissà quando, eh, perché poi, ma il più per carità, su eh, non mi permetto, su. Però, no, però sono belle le perché, novità, tra esatto, l'altro prezzi esatto. veramente anche accessibili. Per chi le apprezzate, per chi le sta valutando. E qui oggi. Perché hai deciso anche di fare un bel regalo, io, perché no? Perché magari in qualche, qualche modo. Di eh, così infiammarmi sulle monete di prima, perché però la scelta è chiaramente è una scelta da ponderare, mi rendo conto su queste oggettivamente eh, laddove c'è piacere di valutazione 775. Allora abbiamo i marenghi di Casa Savoia questa sera nella persona di Carlo Alberto e andiamo a vederlo. E quindi su queste direi che mh, Avete imparato a conoscerle, fanno parte della grande collezione della storia del Marengo. Quindi, siamo tornati sul suolo italiano. Siamo nel regno di Sardegna. Abbiamo Carlo Alberto, pensate a 715 euro. Guardate quanta attinenza con le monete, poc'anzi viste. Andiamo a vedere le altre direttamente, così le, tanto i, i rovesci di queste monete. Se Dico... poi è richiesta, chiaramente entriamo esatto. anche nei dettagli. Ma, però, giusto per far vedere quello esatto. che vi abbiamo fatto: l'otto numero il 20 lire di Carlo Alberto. Poi dove andiamo? Indietro o avanti? Carlo Felice. Carlo Felice. Quindi, quindi facciamo un passo indietro, il cugino che esatto. non avrà figli e lascerà poi nelle mani di Carlo Alberto il Regno di Sardegna 1825, l'esemplare che vi portiamo. Carlo Felice lo sapete, è tra l'altro l'ultimo artefice dell'ultimo 40 lire, quindi dell'ultimo doppio Marengo. La richiesta per questa moneta, che si lega all'otto numero 19 della serata, è 1150. 1150. E poi forza, abbiamo due monete che quasi quasi andrebbero viste insieme. Prima È vero, il Pio IX. Il pio nono, l'unico marengo dello Stato Pontificio, Elena. Il marengo che eh, dichiarò l'abdicazione del città del pontificio, a, al, stato pontificio almeno, alla via. Almeno esatto, dal punto di vista numismatico, sicuramente a 985 euro. Eccolo qua uno di quei marenghi che manca a tutti, che state inseguendo a 9,85 l'822 l'immagine di Pio Nono sul diritto e sul rovescio troveremo poi l'indicazione delle, delle 20 lire il Pio Nono del 1860 ne... mamma mia che serata strana serata strana, strana, strana. io so che ci la siete la notte porterà consiglio però secondo me è meglio andare a dormire tranquilli Tranquillo. Un colpo di telefono adesso Tranquillo. è il momento giusto Tranquilli. per i grandi, grandi, grandi lotti della serata. Non sottovalutate il miracolo di aver portato quell'aureo di Nerva. E poi torno a... quello ah, è un sì. piccolo, grande miracolo. Insomma, è una miracolo numismatico chiaramente. No, per In realtà non vogliamo esagerare, vabbè, ma, ma io mi rendo so. conto che... Vedete, chi fa questo mestiere magari offrendo, perché ci sono delle grandi gallerie d'arte che offrendo dei quadri, offrendo dei dipinti, e quando si trova a poter presentare un Fontana, quando si trova a poter presentare un grande autore, io credo che abbia la stessa enfasi. Ma eh, se eh, di grandi opere, comunque ancorché poi valorizzate e con quotazioni che sono andate alle stelle, ben oltre quello che abbiamo visto. Parliamo di oggetti comunque costruiti per essere per, con una finalità, cioè quella, essere un quadro, un'opera un d'arte che nasce proprio con l'idea di entrare poi con la fortuna del, del, dell'artista, con la bravura del gallerista, non lo so, nell'immaginario collettivo di un'opera d'arte, di qualcuno che la vuole perché nasce tale. La moneta, amici, nasceva per essere spesa. Nasceva per pagare i soldati. Ecco quindi che chi l'ha fatta Nerva, Pio IX, il, il Vittorio Novelli II, nasce per essere spesa. Quindi la sua eccezionale rarità nasce proprio non tanto per un'arte fatta da un bravo mercante o da un bravo artista, per carità, comunque con una regia dietro. Perché voi lo sapete, chi comprarte lo sa, eh, basta, ci sono dei canali per poter andare a far bene. E con la moneta nasce per essere spesa. Allora, Vittorio Emanuele II, Vittorio Emanuele II, qua stiamo vedendo Carlo Alberto ancora al, a 715 euro. Abbiamo un bellissimo Marengo di co Collo Lungo, come si è detto, di Vittorio Emanuele II. Eccolo qua, il padre della patria, a 715 euro. Anche lui in a disponibilità. Il braccio del regno. Numero, è il numero 21, sai Enrico. E, Enrico e Alberto. Allora, dove sono i nostri amici? Pensa stasera una serata così strana che mi sono meravigliato, al di là dell'attenzione, sul fatto che voglio ancora farlo per la terza volta e poi magari lo rifaremo a settembre di quest'anno. Allora io perché ve lo chiedo? Perché siamo a fine di questo primo trimestre. Quindi noi abbiamo fatto, l'avete visto, e comincio già a, dare qualche, a fare qualche annuncio, eh, avete visto una programmazione molto importante, noi dal primo di aprile eh, saremo presenti sul canale, poi dovremmo fare un crawler, adesso, sul canale 127-132. Quindi io chiedo la cortesia ancora in questi 10-15 minuti di trasmissione di chiamarci, e soprattutto in merito al canale 127 e al canale 132, di indicarci la qualità della trasmissione che ricevete. Chi di voi ci sta seguendo su altri canali, per esempio, ci indichi se lo vede la, questi canali, perché io sono venuto a vederti sul 228, sull'82, sul 75, non sono mai posto il problema. Potete per favore fare zapping il telecomando e andare a cercare in questo momento 127-132, telefonare o mandare un messaggio e dire vi ricevo forte e chiaro quindi posso sintonizzarmi. E noi come ringraziamento questa sera vi manderemo, se vi farà piacere, se ci lasciate i vostri dati, se non lo fate vi ringraziamo e basta, vi manderemo questo bel catalogo, l'ultimo arrivato. Che è il catalogo delle monete delle imperatrici, delle auguste. Però ecco, ve lo chiedo, devo farlo prima questo appello, perché ricordiamoci anche delle prossime serate, Alessandro. Perché dobbiamo anche indicare questo passaggio. È naturale. Quindi un passaggio di canale del primo periodo. In realtà ci siamo già sia sul 107 che sul 132, ma lo indicheremo, insomma, quindi se ci siete all'ascolto ancora, non siete ancora andati a dormire. Eh, fateci questo piccolo atto di amicizia con questa chiamata, con questo messaggio, con questo Whatsapp e noi saremo lieti di ringraziare. Lorenzo, puoi chiudere, chiudere mettendo le tue monete, quelle le imperdibili della serata? Ma le imperdibili le ho già indicate, mi ha torno eh, so, mi è arrivata richiesta, però scusa Elena ah, ridavo, allora. di, di questi doppi marenghi, perché molti amici attenti collezionisti di Marenghi ci hanno anche detto, io la collezione di Marenghi l'ho fatta anche chi le ha portate avanti le ha concluse bene, e stasera bene. ce l'hai in memoria Enrico quindi evitiamo di dover far lavorare Alberto con la culla mi dai quel Marengo di Torino tre doppi Marenghi doppi abbiamo. Marenghi doppi 40, 40 lire 40 lire 40 franchi i 40 lire i doppi Marenghi sono l'evoluzione naturale del Marengo e si legano mani e piedi perché sono nel sistema la, decimale nel sistema decimale i doppi Marenghi abbiamo quando il Marengo era rarissimo quando c'era assolutamente una corrispondenza tra valore facciale e quantitativo chiaramente in questo caso di oro contenuto, quindi il doppio marengo è doppio come valore. Quindi da 20 a 40 ma è anche doppio come quantitativo di oro e come peso così Questo diciamo è rarissimo, ma vengo di Napoleone Bonaparte, che adesso vedremo sul diritto, è del 1806. Quindi Napoleone Bonaparte. Si è già incoronato è già il 26 ancora. maggio del 1805 nel Duomo di Milano. Quindi esatto, è già... curiosa questa cosa. Quindi, perché fare una moneta a Torino e Torino lo capite da quel cuoricino... vicino che è prima dell'1 quando già a Milano c'è Napoleone imperatore e quindi si stanno approntando le nuove monete con la scritta lire perché appunto si stanno approntando perché allora, ci vogliono dei tempi tecnici i coni sono già pronti e si utilizzano quelli in franchi 40 franchi di Napoleone Bonaparte il lotto numero numero 26, 26 la richiesta per... 2100 euro Napoleone numero testa nuda pulita così come le prime raffigurazioni quelle ancora tra virgolette antiche insomma di Napoleone prima che diventi poi l'imperatore invece con testa coronata delle monete successive e queste di nuovo sono quelle monete trasversali perché Napoleone non, non, qui non c'è più collezionismo a volte numismatico Napoleone suscita sempre gli entusiasmi, ci sono addirittura proprio delle asse dedicate completamente alle memorabilia e agli oggetti di Napoleone. Qui veramente anche un grande appassionato per un grande personaggio che ha fatto veramente di nuovo quei personaggi tra Ian, Adriano, Napoleone, non so che fanno la storia. E poi, parlando di Napoleone, non dimentichiamoci del grande doppio malengo di Gioacchino. Napoleone Murat, Gioacchino Napoleone Murat, e questa è una moneta che dedico in maniera particolare agli attenti amici che qualche giorno fa, qualche puntata fa, confermavano il Marengo di Gioacchino Murat. Ecco quegli amici sappiano cogliere l'importanza del doppio Marengo, di questo uomo straordinario. Fu un combattente eccezionale. Si buttava nella battaglia senza troppo pensarci, ma questo spesso risolse a vantaggio delle truppe francesi di Napoleone le, le, le sorti della battaglia. Eh, guadagnò il regno di Napoli, il regno delle due Sicilie, e l'amico che ci ha chiamato prima, l'amico Giuseppe siciliano, che il marengo, lo so perché lo so, che il marengo di Gioacchino Murat ce l'ha, beh il doppio marengo, amico mio, se ancora l'ascolto, ha ehm, 3.000 euro, eccolo qua lo andiamo a vedere sul diritto il volto di Giochino Morà e sul rovescio ce l'abbiamo un'immagine del rovescio proprio l'indicazione no, no questo è Napoleone eccolo, eccolo qua, regno delle due Sicilie lotto numero 27 3.000 euro di richiesta 3.000 euro di richiesta per questo... Questo doppio. affascinante giochino morato. Elena, eh, sì. ti voglio lanciare una provocazione. Sì, mi Perché io il, la mio, il mio cofanetto, il mio espositore delle monete l'ho fatto, quello delle tre Le impossibili. Monete. Vorrei che lo facessi tu. Il mio cofanetto. Il tuo espositore delle, delle due, tre, una moneta che ti senti di consigliare in maniera particolare. Beh, io... Beh, però è troppo, cioè, sono le stesse tue, te le ho suggerite in tutti i modi, scusami, tutto dai, pomeriggio che siamo su quelle dai. tre monete. No, eh allora, dai, se non la altro, se non altro, perché io, io si spera fino all'ultimo che qualcuno di voi voglia andare poi a poi dormire tranquillo, essendosi fatto mettere da parte in visione gratuita una o più di queste monete. Ma prendiamolo anche come un po' trasmissioni divulgative da questo punto di vista. Queste sono monete che molto difficilmente Così come sono, come stato di conservazione, come rovesci, le avremo in trasmissione. E quindi facciamo un po' come fosse una trasmissione di servizio da un certo punto di vista. Sono monete che le avete viste, le abbiamo e per rarità, e torniamo a quel nerve incredibile. E questo pomeriggio, lo dico, quando abbiamo fatto il briefing, ho guardato questa moneta e ho detto, no, non può essere nerve. E poi ho guardato bene e ho detto, no, certo, è nerva assolutamente, non ne avevo mai visto così bello quelle pochissime monete che ci sono, perché la sapete rappresenta una delle massime rarità della collezione delle monete romane, non è mai stata così bella. Rara, di un imperatore che è stato imperatore neanche per due anni, con un rovescio spettacolare, ma soprattutto col mix di un 60% qualità bolassi, che è il doppio della qualità media che indichiamo sul nostro catalogo la fa diventare una moneta che perdersela in visione gratuita è un vero peccato, perché è un'emozione per gli occhi, per il tatto e per gli amanti, è la grande numismatica delle grandi rarità, dei grandi beni rifugio. Questa è la verità. Non posso, poi posso mettere altre monete. Sai benissimo quanto tengo alle collezioni la mia, delle... La do... mia ovviamente è una provocazione. No, perché sai ma... benissimo quanto tengo alle donne, alle, alla mh, collezione delle matrone, delle donne romane. Ma questa sera questi sono i top lot, sono i lotti da non far andare via. Questo nerva, lo sappiamo già, c'è la mancolissa dei clienti a cui manca questa moneta ed è sono chiaramente in tantissime saranno i primi a essere contattati domani dai nostri funzionari vendita, dai nostri negozi ma Lorenzo è da anni che difende il lunedì sera per le primizie, per quelle monete che vi portiamo in visione proprio esclusiva per la prima volta, per dare una scelta molto democratica a questo punto di vista avete ancora 5 minuti scarsi per pensarci, mi sento di dire che questa è la moneta secondo me sì e poi Secondo Adriano, è... e poi Adriano con la, con la lupa capitolina. Ma sai che Adriano con me sfondi una porta aperta, ma lì c'è proprio un discorso mio sentimentale. No? Come hai detto, giustamente come abbiamo detto prima, si potrebbero scrivere delle memorie e sono state anche scritte della grande Margherita Jorsenar. E qua ehm, sono pochi i personaggi che suscitano un amore proprio viscerale, di quei personaggi che ti fanno avvicinare alla storia. Che ti fanno capire quanto si può essere trasversali grandi personaggi, grandi condottieri, grandi politici, grandi intellettuali, grandi filosofi e poi il rovescio. Il rovescio. Brava, Se il... ci deve Vabbè. essere un rovescio, dell scusate, Vabbè. della collezione di Roma, il rovescio. Boh, no. questa è una copertina di un'assa dedicata alle monete di Roma. Sì, questo avremmo dovuto chiamarlo Laureo della Lupa, capitolina. Eh, perché, non, che, cioè, senza nulla togliere, Adriano è un dettaglio, Ma sì, forse è un dettaglio sì. no? in, questa, in, forse questo sì, in questo caso, e eh, sì. quindi, davvero, ecco perché ci siamo. Mettiamo la richiesta perché avete ancora tempo di pensare di mettere da parte in modo saggio e intelligente i vostri risparmi. Sì, noi ne parliamo vedi, eh Elena, no, perché io poi ne parlo di poesia, però alla fine c'è concretezza, ah sì, eh c'è sì. pragmatismo, c'è un modo anche di salvare il salvabile di avere. Quel bene rifugio, quel vero bene rifugio che puoi metterti in tasca e portare legalmente da qualsiasi parte del mondo. E sai che se vai a New York, le prime asse di inizio anno, monete così, vanno a ruba. Noi lo sappiamo bene. È una chance, è un'opportunità che in questo caso, prendetela così, che, vi abbiamo, che la Boalafi vi ha dato. Molto, eh. Con, Con tutto la rispetto. La <ride> sì, no, l'Adriano è magica, è proprio... Eh, vabbè, lui. Pensare, Adrianus, ma Augustus. che abilità, ma poi non ci soffermiamo troppo a pensare che queste monete sono fatte a mano, sono scolpiti i coni, sono battute a mano e il risultato è quello. E ci, ci emozioniamo di fronte al Davide di Michelangelo, ma eh, di fronte a una moneta così non possiamo che fare altrettanto, qui c'è altro che Canova, altro che eh, qui gli strumenti a disposizione di questi uomini dovete ragionare. E poi Persefone, Persefone ecco, è davvero un po' la, posso dirlo, non prendetela come sì, un po' una delusione, perché, perché le altre sì, ma perché lo dico, ma lo dico, ma lo dico con, a mezzanotte meno un minuto, oh, lo posso dire, perché i due A le richieste, ma una Persephone di questo tratto, di questo livello, con una capigliatura... Così straordinariamente realizzato, un volto gli orecchini, il Collier e il cavallo sul rovescio. Una richiesta giusta, congrua, non un centesimo in più rispetto alla difficoltà di reperimento di questo rovescio. E, mi permetto, ci mancherebbe, lo sapete, lo faccio col massimo, massimo garbo, ma un po' una delusione perché eh, so di non poter portare monete di questo calibro. Abbiamo visto delle belle monete di Persephone, ve lo ricordate, forse anche col, con... Quella con il trofeo d'armi, con... Ma questa ha un fascino, ha un'eleganza, ha un... un qualcosa in più. E quindi mi piacerebbe la sorpresa 30 secondi, gli amici della notte, di quelli che a mezzanotte. Noi stiamo qua altri 5 minuti, 7-10 minuti stasera. Stasera richiede. Grazie, appuntamento a domani con la Grande Filatelia. A venerdì con Lorenzo Lamonte e con la Dovenza e il palinsesto tutto su giornata esatto. Verrà aggiornato. Bene, buonanotte. Un caro saluto, grazie ancora e a lunedì prossimo. E sogni d'oro.